Cristina, diciamo, ampio spazio è dedicato alla compagnia teatrale Latrzi Acciupreut, che ha avuto un grandissimo successo qui a Foggia nei due appuntamenti di febbraio, del 16 e del 17, se non vado errato, al Teatro Regio di Capitanata. Abbiamo poi il doveroso ricordo alla maestra Concettina Senerchia. E ancora parliamo della Zampogna di Panni che è entrata nelle scuole, nelle aule foggiane e poi è andata per ben 3 volte alla RAI. Io chiedo supporto e conferma visiva a Tonino Mauriello che è qui in prima fila e che tra un po' potrete salutare anche voi. Parleremo poi dell'ACAP di Prato e di un protagonista, un giovane pannese che risponde al nome di Valentino Bianco. Si parla poi anche di Scalo TV e della nuova rubrica Il Castello Multimediale, che comprende appunto sia la televisione che il sito internet. Allora, abbiamo già dato le linee guida e adesso, come da scaletta, facciamo qualche salutino. Io voglio sapere se dalla regia c'è già qualcuno collegato, ci sono un po' di Ci persone. sarà sicuramente una sorpresa che attende, anzi, stiamo facendo attendere un po' troppo Un po' troppo, l'ospite. sì, eh? Allora, abbiamo un ospite Appena telefonico? l'abbiamo in collegamento, ci fermiamo e parliamo direttamente con lui. Perfetto, allora io faccio intanto qualche piccolo saluto, se mi è concesso, a persone che sono a casa in questo momento e ci stanno ascoltando. C'è Gianluca Veggia che è collegato, c'era Felice, c'era Zanzi, se non ho letto male, se non ricordo male, ci sono i miei genitori da Napoli, c'è una persona dalla Germania, risponde a noi, mia sorella, che ci sta guardando. Voglio salutare Massimo da Napoli, Francesco da Montacuto e voglio salutare Nadia da Roma e poi permettimi di salutare anche gli amici dell'Onda Caffè che ci stanno guardando e che ci stanno sicuramente seguendo. Allora, nel frattempo che Sì, aspettiamo dovrebbe l'ospite, essere già in questo momento collegato, però tempi aspettiamo, sì, tecnici i collegamenti. della telefonia. Allora, Gigi, vedo che hai già preso confidenza con il sentite, giornale. ma loro stanno in attesa. Non è giusto, ma è un maschietto o una femmina? È in gran forma Io stasera. Io già lo veramente so, ma dico ditelo voi. grazie a Renato perché oggi è in condizioni precarie, E ha perciò me fatto. l'avete messo vicino, che anche io sto in Ok, condizioni. allora è un. Probabilmente ci siamo, se ci fanno cenno. Ci siamo, eccolo lì. Sì, dalla regia arriva l'assenso. Eccolo Ok, lì. questa sera abbiamo la fortuna di avere collegato con noi telefonicamente un grande artista. È un artista che è conosciuto sicuramente in Italia, ma anche altrettanto all'estero, nel resto del mondo. Possiamo sapere con chi abbiamo a che fare questa sera? Io lo so, pronto? Pronto? Sì, io ti annuncerei, ma rischieremo un applauso scrosciante. Signori, abbiamo con noi collegato telefonicamente Fausto Leali, quindi. Ciao Fausto, buonasera, come stai? Ecco, noi ti abbiamo aspettato forse per una quindicina di giorni, avevamo lanciato più spesso l'annuncio della tua presenza e qui in pratica su internet perché il nostro giornale, Il Castello, è un giornale cartaceo ma svolge molto anche la sua attività a livello quindi di web. E quindi tutte le persone erano curiose, adesso abbiamo svelato l'arcano e sono contentissimi. Allora Fausto, concedici 2 domande perché sappiamo che sei molto impegnato in questo periodo, come sempre. No, va bene, Ok, vai Fausto, pure. il nostro giornale è un giornale, come sai, insomma, che viene soprattutto letto in Italia, ma viene inviato e spedito in tutto il mondo perché abbiamo delle persone che vivono, che sono originarie di Panni, ma che comunque vivono in America, negli Stati Uniti in particolare, in Australia. In Belgio, ecco, quindi il tuo rapporto, ecco, con l'estero, nella tua attività, ecco, ci puoi descrivere quali sensazioni hai quando hai a che fare con gente che vive all'estero, però che è italiana a tutti gli effetti? Ma io diciamo che sono stato già parecchi anni fa, ho iniziato
a girare un po' il mondo per gli italiani all'estero, specialmente negli Stati Uniti, in Canada, questi sono i paesi. Poi ho fatto anche una tournée in Australia, questo è stato il posto più lontano. Sì, ecco. Sempre per gli italiani, naturalmente. E no, perché devi sapere che poi queste persone che vivono all'estero si riversano tutte nel periodo estivo nelle nostre zone, quindi parliamo della zona del subappennino, quindi vicino Foggia, e loro chiedono, ecco, quando sarà possibile vederti magari in un'eventuale tournée da queste parti, perché loro ci verrebbero ad occhi chiusi. Ma io adesso non vi posso dire dove sarò il giorno eccetera, perché la mia tournée è varia, voglio dire, inizia a maggio, finisce, non so, a settembre. E in Puglia io ci vengo spesso, quindi chi è di queste parti qui lo viene a sapere prima o poi dove sono, se sono a Foggia o a Bari o in qualche paese, eccetera. Capito? Tanto viene sempre pubblicizzato. Sì, io ti faccio. Però non ti posso dire. Ti faccio l'ultima domanda, poi passo la parola al mio collega Michele Pilla. Ecco, cosa bolle in pentola in questo momento, Fausto, per te? Ma niente, adesso per quest'anno me ne sto tranquillo, perché c'è appena stato un festival di Sanremo e quindi bisogna lasciare sfogare tutta la produzione di Sanremo. E penso magari all'anno prossimo di fare un disco, di fare qualche cosa. Nel frattempo io ho fatto molta televisione, non so se avete visto, ho fatto molta televisione. E sei stato anche molto bravo, poi, dobbiamo dire che hai fatto, probabilmente sei stato il migliore, dai, ti eleggiamo. No, questo lo dici perché sono tuo ospite in questo momento. Fausto, ciao, sono Michele Pilla, prendo la parola un attimo perché volevo partire proprio, prendere spunto da quello che hai appena detto. C'è stato appena adesso un festival di Sanremo. Sì. Allora, un tuo giudizio sulle nuove leve, su questo, diciamo, su quello che si è visto e si è sentito al festival. Insomma, vorrei sapere un po' se sei d'accordo con la linea che sta andando negli ultimi anni e non c'è bisogno che aggiunga di più. Ecco, il festival di Sanremo che si è identificato un po', se posso dirlo, Io sono d'accordo con che ci siano dei cambiamenti e che le cose vadano. Cioè, so che il Festival di Sanremo subisce sempre molte critiche, positive, negative, è sempre stato così, fin dal primo Sanremo che ho fatto io nel 68. Diciamo che allora c'era meno polemica, c'era meno gossip, roba di questa gente. Invece adesso c'è molta più di questa roba, cioè gossip, scandaletti, truffettine, raccomandazioni, eccetera, eccetera. Ma però Festival di Sanremo ha sempre dato degli ottimi frutti, degli ottimi artisti, voglio dire. È una cosa che ogni anno c'è qualcosa di nuovo. Senti, tu che consiglio daresti alle nuove leve? Adesso vanno molto di moda i talent, adesso diciamo i nuovi talenti italiani vengono fuori, possiamo dire quasi esclusivamente tramite i talent show, che anche all'estero insomma sono una fucina di nuovi talenti. Tu che consiglio daresti a una persona che vuole fare musica, vorrebbe imporsi in uno scenario simile a quello italiano attuale? Allora ti faccio un piccolo paragone. Ai miei tempi si formavano i gruppi, si andava giù nelle cantine e si cominciava a imparare un repertorio, eccetera. Poi ci si proponeva nelle balere, nelle sale da ballo, e si andava così. E quindi la tua formazione avveniva giorno per giorno. Mentre invece oggi, con un computer e un amico che lo sa usare, uno va lì, fa i dischi, fa le cose, cioè, ci sono molte televisioni, c'è molto, però diventa sempre più difficile, perché c'è proprio troppa carne sul fuoco, diciamo, capito? E rischia di bruciarsi. Quindi diciamo che creano molte illusioni questi, cioè voglio dire, ne viene fuori uno o due su X Factor
o Amici, o adesso c'è The Voice, eccetera, però crea anche molti illusi, crea molte illusioni, perché poi sono pochi quelli che se la cavano, e poi magari bisogna vedere quanto durano, perché questa è la cosa più importante. Arrivare a fare un disco che ha successo per una volta non è una cosa proprio impossibile, è difficile comunque, ma è il dopo che è una cosa molto dura da tenere. Perfetto, Fausto, io prendo colgo l'occasione per dire che naturalmente i nostri ospiti qui in studio, ma tutto il mondo pannese, insomma, ti saluta. Io vorrei, ragazzi, un grande applauso per Fausto Leali che ci ascolta. E diamo l'occasione anche per invitarlo magari una prossima volta da noi. C'è Tonino Mauriello che vorrebbe fare una domanda. Io volevo ricordare a Fausto, sì, che uno dei musicisti che accompagnava lui era di Orsara. Sì, è vero, Fausto, uno dei musicisti che ti accompagnava era di Orsara. Enrico Parisano, con la chitarra. Enrico Parisano. Enrico Parisano. Sì, è stato un mio elemento per qualche anno, sì. Quindi la zona la conosci. Allora ci puoi venire a trovare volentieri. Non è che la zona la conosco, io la vivo proprio la zona. Io ho ancora il gruppo di tutto di Foggia e dintorni. Allora Fausto, noi allora ti salutiamo e ti liberiamo e veramente ti diciamo grazie con il cuore, perché ci hai fatto un regalo veramente veramente grande. È stato un piacere. E allora ti saluti a tutti, un abbraccio a tutti quanti. Grazie, Panni ti saluta. E a tutti quelli che mi seguono, che mi ascoltano. Grazie, okay. Grazie, ciao, Fausto. Ciao, Fausto. Un abbraccio, ciao. E allora entriamo subito nel vivo della puntata. Io vedo una persona distratta e la chiamiamo subito all'ordine. Anzi, no, la chiamiamo più tardi. Lorenzo, prego. Se vuoi raggiungerci, signori. Lorenzo Morra ci ha fatto questa gradita sorpresa, perché arriva. Io lo volevo far cambiare. Arriva dopo un piccolo imprevisto con l'auto. Prego. Allora, Lorenzo ha avuto un piccolo imprevisto, l'abbiamo recuperato per strada. Aspetta che ti copro, perché. E allora, mettiti accanto e parli. Sei troppo distante, però, Lorenzo. Dobbiamo accorciare le distanze. Ok. Mettiti in mezzo. Siediti in mezzo tra le due sedie. no, ti sei nascosto. Mettiti là. Aspetta, mi siedo io qua. Qual è il problema? Oh, ok. Allora. Aspetta, è Fausto. Scommetto. Allora, Lorenzo, perché abbiamo qui Lorenzo? Michele, ci siamo. Ci siamo. No, allora, io lotto con Gigi. Lotto da ieri. Lotto veramente, Genova. Sì, è un. Ok, allora. Lorenzo Morra, abbiamo qui, tra l'altro, il suo ultimo lavoro, no? Che è Rocciaviva. Oltre a chiederti quali sono state poi le tue sensazioni nello scrivere, nel produrlo e nel seguirlo dopo la sua nascita, no? Ci vuoi raccontare un po' quella che è un po' la poesia che tu porti con più forza nel cuore, quella che poi tra l'altro abbiamo trascritto nel giornale, cioè proprio quella che si intitola Rocciaviva. E poi ci spiegherai cosa vuoi ottenere con la vendita, qual è il tuo sogno dalla vendita di questo tuo libro. Allora, dalla prima all'ultima poesia sono tutte vive, sono tutte Rocciaviva, quindi non c'è da escludere nessuna, secondo me. E la vendita di questo libro andrà totalmente alla ricostruzione della chiesa del convento della Madonna del Bosco. 1000 copie sono state date al comune di Panni perché ne facesse uso con tutti i pannesi, sia di Panni che
dove sono. Se perché sappiamo che ti è stata data una grossa mano dall'amministrazione comunale. Certamente, quindi sì, un grosso sì, applauso. Sì. Alla... No, sì, grazie al comune di Panni che è stato realizzato questo libro, altrimenti chissà quanto tempo ancora avrebbe dovuto aspettare per la realizzazione. E dicevo, è stato dato un grosso contributo dal comune di Panni perché si realizzasse. Quindi devo ringraziare il sindaco, l'amministrazione tutta, che mi ha aiutato anche nel realizzarlo cartaceamente, come Giuseppe Mastrangelo, come Grazia Di Michele, che sono pannesi e quindi mi hanno aiutato a collaborare. E la prefazione di questo libro è stata redatta da due personaggi pannesi che però sono anonimi, vogliono mantenere l'anonimato e si firmano Licetta e Lenuccia, una Capamonda e l'altra Capavasce. Non ho capito il significato, ma comunque le loro prefazioni, che non è la prima volta che mi aiutano in questo genere di programma, sono a dir poco stupende per quando le vedo io, e naturalmente. Quindi ringrazio tutto e ringrazio tutti, è la prima volta che questo non è un libro che fa Lorenzo Morra, no? È un libro che fanno i pannesi, qua ogni pannese si ritrova, quindi è un libro per tutti i pannesi. Non si compra un libro perché l'ha fatto, l'ha realizzato Lorenzo Morra, ma è un libro perché secondo me ogni pannese si ritrova e si deve ritrovare, perché è Panni è roccia viva in tutti noi, non si sfugge. Grazie. Bene, Lorenzo, un altro paio di domande. Tutti quanti sanno, o probabilmente tutti quanti dovrebbero sapere, che Lorenzo Morra non è solo uno scrittore, ma è anche un bravissimo attore, no? Tra l'altro impegnato in uno dei teatri più storici di Foggia, il Piccolo Teatro, e sotto la prestigiosa regia di Enzo Marchetti, no? Sei già entrato a far parte l'anno scorso, a dicembre, quindi no, fino a febbraio sei stato in scena con l'ultima opera di Marchetti, e adesso stai per ritornare sul palco del... Che cosa ti aspetta? Anzi, cosa ci devono aspettare i foggiani da te? Adesso i foggiani si aspettano Un Monaco. Una commedia scritta e sarà diretta naturalmente sia da Enzo Marchetti, che è regista, e sia un suo bravissimo collaboratore nonché attore, uno dei bravissimi attori giovani di Foggia, Dino La Cecilia. E sarà una bella commedia. Premetto che almeno per quanto mi riguarda faccio solo il comico, il pagliaccio. Non mi piacciono commedie seriose o parti seriose, le rifiuto. Mi piace far muovere il sorriso quando no, ci riesco, alla gente. Noi che l'abbiamo visto vi possiamo assicurare che cambia completamente sul palcoscenico, perché poi si anima del tutto. Mo lo vedete un po' tutto lui, cioè che sta tutto suo sulla sedia, ma quando lo vedete sul palcoscenico cambia colore, diventa fluorescente. Allora ringraziamo Lorenzo Morra che ci ha fatto questa sua... Allora, Renato, trovare il libro. Ah, il libro lo possono trovare sia a Panni, dove? Al comune? Al comune, al bar di Rucci. A Foggia è prevista anche la distribuzione alla libreria. Allora, la libreria Dante c'ha tutti i miei libri, sia delle case editrici, sia quelle
autoprodotte. E dici però, anche quando sarà il prossimo libro, perché tu ogni paio d'anni mi sa. No, è questo, scusami Renato, io volevo sottolineare che magari farò degli altri libri, spero, però questo non è un libro che si fa ogni anno, ogni due anni. Questo secondo me è un libro che durerà un po' nel tempo, non passerà di moda fra un anno, fra due anni, perché qua c'è tutto il risultato delle mie poesie dedicate a Panni, insomma, sia in lingua che in dialetto pannese. Quindi magari potrò scrivere e realizzare altri libri. Bene. Ma questo è uno, è unico. Grazie. Grazie a Lorenzo Morra. No, a voi. Hai il momento. Prego. E non ci parla per niente, ci sta che a fare. Non lo so. Fatemi parlare, no? Ho notato che la copertina è la stessa di agosto 2012. Sì, in effetti. Non è che il contenuto è lo stesso, no. Sì, sì, in effetti è lo stesso. No, ma il contenuto non è lo stesso. Io non l'ho ancora visto e letto. No, è lo stesso. È lo stesso libro di agosto che hai presentato a Panni nella sala comunale. Sì, sì, sì. E ad agosto ne deve uscire un altro. Mi dispiace. Ma sì, l'ho detto. Lo devi mettere avanti a tutti, noi e ai pannesi. Facciamolo nel mondo. Allora, promessa davanti alla telecamera. Certamente lo potrei anche promettere, ma sarà un solito libro di Lorenzo Morra, questo che voglio sottolineare. Questo non è un libro di Lorenzo Morra, questo è il libro di Lorenzo Morra per Panni, per i pannesi, a Foggia, di Panni, nel mondo, se lo vogliono prendere o meno. Non è un libro che fa Lorenzo Morra e si ferma, no. Questo è un libro di Panni. È una dichiarazione d'amore. E allora è una dichiarazione d'amore per Panni, per noi tutti, ed è una tua promessa, che ogni promessa è debito. Punto, ho finito. Vuole il libro. Lo alleghiamo il maglione nella facciamo una bustina di plastica e mettiamo tutto insieme. Tu sforni un maglione all'anno e lui un libro, no. Vabbè? Promettilo. Promesso. Ok. Allora, grazie, ringraziamo Lorenzo Morra, facciamo rivedere il libro, lo lasciamo qui sul tavolino, Roccia Viva, Panni Roccia Viva, Lorenzo Morra. Prima di proseguire io volevo fare un po' di saluti, abbiamo qui la chat e la webcam, come potete vedere. Allora, ci sono un po' di persone che ci salutano, c'è Gio Longo 72 che dice grande Lorenzo Morra, come anche Felice e Gianluca. Poi c'è Miki Liki che si è collegata per la prima volta con noi e ci promuove sulla sua pagina Facebook. Ciao ragazzi, da Panni ci siamo, ci scrivono. Poi c'è Attilio e Erbello. Perfetto. Poi devo salutare Francesco da Montacuto. Fammi salutare i miei due nipotini, perché sennò se la prendono. Ci stanno guardando, una nipotina di 5 anni, uno di 8, Roberto e Livia, e un altro nipotino di 2 anni, Antonio da Lamezia Terme, insieme ai genitori Manuela e Giuseppe. Ok, allora abbiamo ascoltatori e utenti, Michele, di tutte le età. È il bello di Freddy a me, lì. Erbello, sei tu? Detto. Gigi? No, meglio Gigi, che non dico Gigi. Quello non che... Non leggiamo quello Gigi, che c'è scritto. Gigi, te furnuto, però vabbè, fermiamoci qui. Va bene, allora, adesso, dopo il momento show, in collaborazione con i rombi di Gigi, passiamo... Tu non li chiami rombi, perché proprio romba proprio, cioè... Infatti, è fatta apposta, vedi? No, ma sta meglio, non la chiamate più. Questa è fibra. Allora, passiamo adesso a un'iniziativa che il nostro ottimo Luca ha lanciato due o tre mesi fa. Ho lanciato con la collaborazione di due validi supporti, sì, ragazzi che sono originari di Panni, ma comunque vivono ognuno nella propria città, che è Valentino Bianco e Giuseppe Longo. E questo, sì. Con l'aiuto della, insomma, della supervisione di Gianluca Veggia, che farà un giudice abbastanza spietato. Allora, stiamo parlando del concorso Arte Disegni, che resterà aperto fino al 15 di aprile 2013
e che ha visto la partecipazione finora di tantissimi bambini che hanno inviato già moltissimi disegni. Stamattina mi dicevi c'era un paccozzo, sì, così in tipografia. Io, guarda, vorrei una cosa fuori dal nome, un'improvvisazione. Noi qui abbiamo una persona che magari ci può venire a dire, è un insegnante di panni, quindi Raffaele Renone, raggiungici un secondo qua. È un ragazzo timidissimo, quindi l'hai colto, gli facciamo colto di sorpresa, gli togliamo subito il dente, così. Buonasera, via il dente, via il dolore. Nonché corrispondente redattore, perché poi presenteremo il resto della redazione che sta là dietro, vediamo altre persone dietro, tra l'altro da panni Concetta Roca, Maria Rita Roca, c'è, vabbè, non la diciamo, poi c'è Tina da Deliceto e poi c'è tutto il gruppo Visionisti che poi chiameremo a rapporto. Dove sta Sebastiano? Sebastiano, c'è anche Sebastiano, va bene, poi faremo qualcosina anche. Gianluca, oggi stai un po' così. Siamo un po'. Allora, Giovanni. Giovanni, non... no, io pensavo, dove era Giovanni Renone? Lo dobbiamo salutare, tra l'altro, perché Giovanni ultimamente non è venuto. Chi doveva portare Giovanni? Avete lasciato a panni Giovanni? Che dite? Siete dimenticati. Ogni giorno dice tu. Giovanni Renone, purtroppo ti hanno dimenticato. Dialetto pannese, le dicerie pannesi, eccetera, eccetera, eccetera. Benissimo, allora Raffaele è bravissimo. Noi abbiamo lanciato questo concorso Arte e Disegni. Io a scuola con i bambini di prima, la mia classe, poi seconda e terza Corrado e Antonia, la fiduciaria di panni e Lembo Giussi della scuola dell'infanzia. Hanno fatto i disegni su panni. Ecco, come fare un disegno su panni, ho detto l'immagine che vi piace di più di panni, non soltanto il castello. Come hanno risposto i bambini a questo concorso? Hanno fatto, perché ho trovato praticamente due cartelline piene di perché poi il nostro amico Tonino, poi a casa sua Tonino per trovarlo non è facile. Ho detto, Tonino è in macchina, se tu lo vuoi trovare, lo trovi in macchina. Allora ho detto a Renone Antonia, che abita vicino, la mia collega, ho detto a chiappa Tonino, mettici nella buca della posta, vedi un po' tu. Principalmente i bambini su quale disegno si sono concentrati? Se possiamo anticipare qualcosa, se avete avuto modo di vedere... Castello, non è la cosa classica che i bambini fanno il castello, però qualcuno ha fatto anche lo zampillo, anche il parco giochi, qualcuno anche bargelateria, per esempio. Hanno praticamente partecipato quasi tutti gli alunni, sì, giusto? Sì, una trentina di disegni sono più... Questo perché è il primo esperimento nella nuova gestione tra... giornale e bambini, no? Quindi perché sicuramente saranno poi ripristinate con altri concorsi. Io tutti i concorsi li faccio, chi mi conosce lo sa. Sei già insegnato, che è un concorso di fatto? No, concorsi per i bambini, tutti i concorsi che escono per i bambini, fotografie, concorsi di disegni. Non kit. Se ne perde uno. No. Perché questo Arte e Disegni è sicuramente un concorso per i bambini, ma è suddiviso in due fasce d'età. Abbiamo fino a 14 anni. E dai 14 anni in su, quindi in pratica è aperto un po' a tutti e scadrà, come ha detto giustamente, non più il 6 marzo ma il 15 aprile. L'abbiamo prorogata perché chiaramente il giornale è venuto fuori con 15 giorni di ritardo e noi abbiamo... Vediamo della scuola secondaria, le ho pure dette alle colleghe, hanno bei lavori, mo vediamo di... Se qualcuno vuole ancora inviare il proprio lavoro può farlo tranquillamente entro il 15 di aprile. Posso fare anche altri disegni, anche col collage, anche di più particolari. Hai capito, anche spazio. Hai capito Raffaele, si sta praticamente... allora Raffaele, grazie per la tua presenza. Grazie a voi. Lo abbiamo tenuto il minimo possibile perché ciao. Adesso abbiamo avuto un po' di complimenti nella chat per Raffaele, dopo ne leggeremo qualcuno. Adesso dobbiamo chiamare su questo palco una figura importantissima. E grazie a lui. Esatto, e dobbiamo stare molto attenti, altrimenti... se no ci togli le palconcine. Allora, chiamiamo su questo palco, lo fai tu, fallo tu. Lo devo fare io perché ho l'onore di averlo come suocero, oltre che, no? Grande padrone di casa. Del gruppo Visionisa abbiamo Dino Scopece, chiaramente lo facciamo venire qui da noi, perché abbiamo bisogno di chiedere qualcosina. Al riguardo, lo facciamo accomodare? No, non. Ok. Siamo vicini. Quando state in mezzo a noi due, è difficile scappare dalle domande. Bene. Allora, abbiamo avuto la fortuna di avere questo spazio, no? Perché è uno spazio comodo, gradevole, e lo abbiamo utilizzato benissimo, anche perché stiamo parlando di un grosso gruppo nel settore dell'ottica. Ecco, scopriamo un po' di più di questo gruppo. Innanzitutto,
Che cos'è Visionese? Per chi ancora non avesse confidenza con questo marchio. Allora, Visionese è un marchio nato circa 15 anni fa, insieme ad altri miei colleghi non di Foggia, purtroppo, perché sul territorio foggiano non si riesce a lavorare o c'è sempre invidia e gelosia. Quindi sono stato costretto a mettere in pratica determinate idee di creare un gruppo importante nella nostra regione insieme ad altri di Roma, Firenze, che abbiamo unito le nostre forze, abbiamo unito i nostri ideali. Quindi questo marchio è nato inizialmente per fare delle affiliazioni e per cominciare a fare alcuni negozi di proprietà. Poi man mano abbiamo aumentato il numero di punti vendita nella zona di Puglia, quindi abbiamo creato la Visionese Puglia e oggi contiamo circa 15 punti vendita di proprietà, quindi proprietà Visionese Puglia, dove diamo lavoro a molti giovani. Ecco perché fa piacere ospitare in questa struttura i giovani che hanno voglia di affermarsi e di fare qualcosa di diverso. Cerchiamo di essere sempre all'avanguardia e abbiamo creato questa struttura per dare un maggior servizio alla clientela, maggior servizio ai nostri collaboratori, perché questa sala la utilizziamo soprattutto per fare formazione al nostro personale. Quindi e nello stesso tempo viene utilizzato per far sì che tutte le aziende, quando ci sono le novità, vengono qui su questa struttura e insieme a tutti i nostri collaboratori presentano tutte le novità che ci sono sul mercato. Perfetto, ed è sicuramente una grande realtà sia nella nostra cittadina che probabilmente anche in tutto il resto d'Italia, probabilmente, perché comunque questo è un franchising che rappresenta un po' le nuove tecnologie nel mondo dell'ottica in forte espansione. Io a questo punto chiederei al signor Scopece quali sono, se ci sono sicuramente, le promozioni che il gruppo ha pensato di mettere su. Ecco, leggevamo prima dalle piccole brochure che avete trovato sulle poltroncine. Ecco, quali sono le iniziative che in questo momento possono sfruttare, utilizzare i nostri abbonati? Allora, e non noi abbiamo pensato soprattutto a tutti gli abbonati di fare una promozione esclusivamente per loro. Quindi per questo motivo ci siamo presentati in questa serata e saremo presenti insieme al vostro giornale, proprio per dare la possibilità a tutti quelli che fanno parte, i vostri abbonati, di poter usufruire di qualcosa di eccezionale che non facciamo normalmente, proprio per dimostrare che abbiamo voglia di fare qualcosa per il vostro gruppo. Quindi abbiamo fatto daremo degli occhiali completi con lenti antiriflesso a 79 euro, degli occhiali progressivi con antiriflesso a 169 e tutti gli occhiali da sole attuali, quindi non giacenze di magazzino, ma di ultima stagione, faremo uno sconto particolare del 33%. Ma non è solo la questione di promozioni che noi ci teniamo che i nostri punti vendita diventano per tutti un punto di accoglienza e un punto dove veramente non si pensa solo esclusivamente al vile denaro, ma dare una completa assistenza e consigli per il bene, per la salute degli occhi. E speriamo di ritrovarci spesso nel corso dell'anno, soprattutto appena il tempo ci darà un po' di tregua. I negozi sono su diversi punti, perché su Foggia abbiamo il Mongolfiera, abbiamo Piazza San Francesco, Viale Michelangelo, Via Lecce e Via Lucera su Foggia. Lo abbiamo messo poi, perché ci saranno delle indicazioni ben precise nel giornale, perché delle a voce sicuramente è importante, però avranno modo con il giornale di ricevere tutte le indicazioni per raggiungere i punti più vicini, sì, alle loro abitazioni.
È chiaro che non possiamo pensare solo al territorio foggiano. Noi ci siamo estesi soprattutto in Foggia e anche in provincia, quindi noi potremmo, dovunque stanno nella provincia di Foggia i pannesi, e quindi chi è che legge il vostro giornale può raggiungere i nostri punti vendita dove li è più vicino, perché la promozione vale su tutti. Quindi siamo presenti su Lucera, su San Marco, San Severo, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Molfetta, Taranto, San Salvo, quindi siamo un po' sparsi dappertutto per quanto riguarda però quelli, ripeto, diretti, perché Visionis ha 600 punti vendita in tutta Italia, però questa promozione viene fatta solo dalla Visionis Puglia, quindi su questi 15 punti vendita. Perfetto, noi ringraziando il signor Scopesce abbiamo pensato di omaggiare il signor Scopesce, i suoi collaboratori, il gruppo. Purtroppo però lo facciamo fare da una persona che magari non sa. Io voglio, a questo punto chiedo scusa se intervengo, voglio ringraziare tutto il mio gruppo. Esattamente. Che oggi ha voluto essere partecipe. Presentiamo, diamo questa struttura. Diciamo i nomi di queste persone che hanno lavorato in questi giorni al nostro fianco. Allora, c'è la signorina Rosaria D'Onofrio, Antonio Danese, Antonio Basanisi, Giuseppe Russo e Samanda, il cognome non me lo ricordo perché la chiamiamo sempre Samanda, quindi vive Morea, ecco. Michele, sei cambiato, sai? Ah, scusa, sono diventato più bello. Allora noi abbiamo pensato, noi come giornale Il Castello, come Scalo TV, di omaggiare il vostro gruppo con la targa dell'auto di Luigi, ecco. Prego, allora Gigi, vogliamo omaggiare, se ti decidi magari. Facciamo la cerimonia ufficiale. Ecco qua, allora, se avete da fare nelle prossime ore. Allora, io oggi verso il pubblico, per omaggiarti, ti consegno questa targa ricordo del castello. Ecco sti microfoni, quello senza file è quello. È finto questo? Perciò non si sente. E quindi con sommo piacere ti do questa targa, che la redazione è loro, mi ha indebitamente detto che spettava a me consegnarla. E io con immenso piacere lo faccio. Grazie, e l'accetto volentieri, però credetemi, l'ho fatto con vero piacere un'attività del genere. Grazie mille a tutti. Grazie. La vuoi dare, magari se la può anche portare? No, volevo dargli la mano, certo. Poi me la vengo a prendere. Auguri. Grazie. Ok, io a questo punto, caro Michele, faccio un piccolo salto in avanti, perché vorrei, visto che abbiamo... Allora, facciamo un salto in avanti. La fortuna di avere Renato, perché per il giornale Renato è un po' come il papà in questo momento, no? Io almeno lo giudico così. È la persona a cui mi rivolgo quando ho dei piccoli problemi, perché portare avanti un giornale così dall'oggi al domani non è sicuramente cosa facile. Allora, molto spesso con Renato ho modo di scambiare due chiacchiere, e con la sua pacatezza riesce subito a domare i miei momenti di nervosismo o i miei momenti di... I bollenti spiriti. No, quindi, Renato, io ti lascio la parola. Prima di tutto però lasciami fare una cosa, io volevo salutare il nostro direttore responsabile, che è il dottor Michele Campanaro, che vogliamo qui, seduto qui. Campanaro. Cosa ho detto? È doveroso. È un piacere, perché è la prima volta che partecipa per suoi impegni di lavoro alle nostre attività dal vivo. Ok, dopo parleremo anche con il dottor Campanaro. Allora Renato, a te sì. La parola. Allora, io, se Gigi consente, prego, please. Silenzio. Puoi andare. Io ho preparato un qualcosa di scritto, perché ho paura che la voce mi tradisca, e niente, ve lo voglio leggere. Oggi, che è il 9 marzo,
e il giorno dopo la festa delle donne, voglio fare un augurio agli uomini indifferenti verso la propria donna e a quelli abituati a vederla vicino come qualcosa di scontato. Perché solo gli indifferenti e gli abitudinari? Perché quelli violenti li schifo e non c'è augurio che li possa far smettere se non le donne stesse. L'augurio è questo: cari uomini, cerchiamo di raccogliere almeno qualcuno in più dei rimanenti 364 sogni che le donne ci fanno cadere continuamente ai nostri piedi. E comincio, mi sono appuntato delle cose stamattina, ve le voglio leggere velocemente. Allora, volevo fare innanzitutto i complimenti alla redazione del giornale Nel Cuore di Panni. Ho notato con piacere che la testata del Comune è migliorata da tutti i punti di vista, per i commenti, per l'impaginazione, per la qualità, per il numero degli interventi. Se posso dare qualche consiglio non richiesto, e questo vale anche per la redazione del Castello, comincerei col dire, ripeto ad entrambi, che bisogna garantire l'agibilità politica. E do questi suggerimenti. Non bisogna mostrare necessariamente che tutto quello che succede sia rose e fiori. Ci sono anche problemi. Non sia una festa in cui serve indossare abiti belli. Si può anche parlare di fatti e argomenti dolorosi per la cittadinanza, restando all'interno della massima dignità. Occorre consentire la presenza delle varie voci locali, anche di opposizione, certo nella sintesi e soprattutto nella correttezza delle varie posizioni, applicando in piccolo quel che si fa nelle testate più grandi, che saranno anche di parte, ma che almeno non bucano le notizie e non le ignorano. Nessuno ci vieta di essere un piccolo grande giornale. Segnalare un problema non è una debolezza, il problema è un problema e basta. Bisogna mettersi lì e lavorare per risolverlo. Ci sono vari grossi problemi a Panni. Il problema degli anziani, e non parlo della comunità alloggio che speriamo sia in via di soluzione per l'intervento delle istituzioni e del sindaco. Parlo della solitudine e dei servizi agli anziani. Dicevo, il tema della fuga dei giovani, del ripopolamento, della manutenzione delle strade, della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti, della prevenzione dalle calamità, dello sport, che c'è poco, dei fondi quando arrivano c'è sempre qualcuno che dimentica i meriti di qualcun altro, così come per ogni decisione c'è qualcuno che è felice e qualcun altro che soffre, e così via. Così come ad aggravare la situazione ci si mette anche quello che provoca pesantemente e qualcun altro che scende ancora più giù nelle risposte. D'accordo, occorre stemperare i toni, ma possiamo forse dire che ci stiamo tutti provando a stemperarli e con tutte le forze? O siamo troppo pochi a provarci? È così difficile il rispetto dell'altro? Essere corretti fa parte della buona comunicazione, del rispetto e della buona educazione. La scorrettezza è essa un problema in più. Bisogna affrontare i problemi senza crearne di nuovi. L'esercizio della democrazia è parte fondamentale di questa crescita. A che serve un paese ricco se poi si toglie il saluto e ci si scanna? Figuriamoci in un paese in difficoltà. Il terzo punto che volevo trattare è sulla cultura. Cultura, oltre che con la rima, assomiglia al termine cura. E parlo della cura per l'arte, la musica, la pittura, la scultura, la poesia, la letteratura, la storia, l'archeologia, tanto per citare alcuni dei temi in cui ci sappiamo distinguere. Guardate, signori tutti, che la cultura non è un problema. Magari è una risorsa in più per risolvere i problemi. È un po' come la banda del paese, è una bandiera, un simbolo, un vanto, una voce autorevole. La cultura non è qualcosa da invidiare in maniera truce, quindi da ignorare con l'indifferenza, o peggio da liquidare con una frase del tipo «buona idea, ci penseremo». Risposta terribile quanto frequente alle varie passate proposte. La persona di cultura, e ce ne sono tante a Panni come altrove, possono per cortesia far sentire anche la loro voce per il paese.
Ecco, lancio un appello a loro, alle persone di cultura. Io non mi ci metto, sono incolto, così tagliamo la testa al toro. L'appello è quello di essere più presenti per la crescita stessa e per l'immagine del paese, prima ancora di qualunque schieramento, perché qui lo schieramento non c'entra affatto, tantomeno il vivere o no a panni. Uomini di cultura, fatevi sentire, e donne di cultura, fatevi sentire, come sapete voi, anche singolarmente o insieme, non importa. Un consiglio agli amministratori delle istituzioni pannesi: ascoltateli seriamente e rispondete coi fatti. Il nostro giornale è a disposizione, come spero anche l'altro. Spero solo che gli uomini di cultura non ne stampino un terzo. Grazie. Grazie, perché Renato ha un modo di parlare che riesce subito a far capire qual è l'intento, insomma, quindi senza giri di parole. Senza giri di parole. Io volevo far che qualcuno del pubblico in merito avesse qualche commento da fare. Tutto qui. Siete d'accordo con quello che ha esposto Renato? Dall'inizio alla fine, mi pare di sì, no? Mi ci dicono allora, dall'inizio alla fine. Io se siete d'accordo, sì, pubblicherò questo intervento su tutte e due le testate. Quindi, Perfetto. Però io volevo un parere autorevole, e visto che c'è dottor Campanaro su questo che ha detto Renato. Dunque, innanzitutto mi scuso, faccio parte del comitato provinciale delle Proloco e quindi c'è stato un incontro. Stasera ho scoperto che c'è anche la Proloco Panni. Sì. Tra parentesi, il presidente rappresenterà candidato e non si è presentato, quindi il mio ritardo è dovuto anche alla Proloco Panni. E voglio salutare il padrone di casa, perché quando Luca mi ha invitato, il signor Scopece, ho detto ben volentieri. Io sono un vecchissimo cliente di Scopece, ai tempi di quando iniziò con il centro Davano, l'ente a contatti, io sono stato uno tra i primi. Mia moglie è cliente, mio figlio è cliente, quindi non dico quotidianamente, ma spesso. Poi faceva una riflessione. Cioè, io ho lo sconto del Kral, ho lo sconto che mi fa lui, adesso ho anche lo sconto del Castello, quindi le lenti da Scopece non mi costeranno nemmeno una lira. No, praticamente il signor Scopece ti darà una trentina di euro ogni volta. No, si sono messi d'accordo. L'intervento di Renato è un intervento profondissimo, non fa una grinza, ha tracciato la linea editoriale del giornale, che è stata un po' la linea del fondatore del giornale. Io ho detto a Luca che sulla testata deve scrivere il nome del padre, perché ha dato molto. Raccontavo in un incontro di redazione che abbiamo fatto tempo fa, è stata la prima volta che ho conosciuto visivamente Renato, che è una persona squisita, mi ha colpito, allora mi ha colpito anche stasera. Quando venne da me a dire che voleva fare un giornale a panni, io essendo di Deliceto, ne rimasi entusiasta. Perché? Perché un giornale nei Monti Dauni, a panni, fa muovere le acque. Perché? Perché chi conosce Panni? Allora, nel momento in cui c'è un giornale, il giornale veicola e si conosce Panni. Ma le lotte che ha fatto il fondatore, ricordo una serata che intervenivo in consiglio comunale, dove il giornale venne attaccato per un qualcosa di reale che aveva scritto, però non andava bene al sindaco, che era un parente del fondatore, De Luca. De Luca, sì. Leonardo. E credetemi, sopportai per un certo modo le cose che venivano dette all'editore e al direttore della testata e al giornale stesso, ma poi non trattenni, perché io sono di Deliceto e sono molto sanguigno quando si offende impropriamente. E ci fu una litigata, poi alla fine il sindaco si scusò. Perché? Perché lo andai a colpire in qualcosa di privato. Lui accusò che il giornale strumentalizzava il fatto del giornale per entrare a fare
l'ha detto stampa al comune, poi c'è andato il fondatore del giornale e ha fatto l'addetto stampa del comune, che è abbastanza difficile fare l'addetto stampa in un comune, deve stare al di sopra delle parti, come ha sottolineato Renato, deve essere il giornale. Io scesi a toccarlo su qualcosa di suo personale e dissi: scusi, allora perché dai dei soldi a tua figlia per organizzare delle manifestazioni a Panni? Dalle a un'altra associazione, ma non all'associazione di tua figlia, se vogliamo parlare di correttezze. Ecco, molto spesso se il giornalista entra nella vita privata del politico, non lo fare per spulciare, ma per far capire al politico che chi amministra, amministra i soldi della gente, non i propri soldi. Veniamo alla relazione di Renato. Ho detto che è impeccabile, però su una cosa non ho condiviso. Quando ha detto esistono grossi giornali e piccoli giornali, io da anni sostengo che esiste il giornale, esiste il giornale nazionale, esiste il giornale regionale ed esiste il giornale locale. Perché? Perché ognuno di queste tre forme di informazione sono specifiche. Se il Castello parla di Panni, difficilmente lo potrebbe parlare la Gazzetta del Mezzogiorno più approfondito, o meglio ancora Repubblica e il Corriere della Sera. Quindi il giornale locale, e nello specifico il Castello, è un giornale come tutti gli altri, perché fa informazione. È ovvio che un giornale in un ambiente come il nostro, che poi ce lo dobbiamo dire, noi dei Montidauni molto spesso partiamo dal presupposto che chi non vive a Panni, o nel mio specifico, chi non vive a Deliceto e ha l'amore per Panni o per Deliceto, è un rompiscatole, è uno che non segue i problemi del paese, è uno che non conosce i problemi del paese. E invece sostengo, come l'ha sostenuto per anni il papà di Luca, che chi sta al di fuori segue di più rispetto agli altri. Perché? Perché, parliamoci chiaro, chi amministra è sempre gente del luogo. Allora ci si conosce tra di noi, si conosce i pregi e i difetti. Ma al di là di questo, ben venga persone che vivono a Foggia e vogliono in un certo qual modo dare man forte a far sì che la realtà economica, culturale, civile, eccetera, eccetera, del proprio paese venga rimbalzata al di fuori del proprio territorio. E quello che ha realizzato il Castello, sapete dove sta? Dall'entusiasmo che ha avuto. Cioè, nel momento in cui c'è stata la raccolta di quella chiesetta, ha smosso le acque, hanno risposto i pannesi di oltreoceano, hanno risposto i pannesi a Foggia. Io quando leggevo, perché io del giornale leggo tutto, quando leggevo da dove venivano le offerte, restavo entusiasta. Cioè, questo è riuscito con 10 fogli, 14 fogli, 18 fogli a smuovere l'opinione pubblica. Questo è il risultato positivo del giornale locale. Queste sono le vittorie del giornale locale. Perché? Perché un domani, quando si parlerà, ho citato l'esempio della Chiesa, di ristrutturazione di quella Chiesa, il merito va al Castello, non va al sindaco o al parroco che l'ha andata a inaugurare, ma al Castello, perché ha smosso le acque. Ma al di là di questo, dicevo a Luca nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, se voi prendete tutte le pubblicazioni fino ad oggi del Castello, è un qualcosa di eccezionale, perché dentro ci sta la storia, la memoria storia di quello che accadeva a Panni 50 anni fa, 60 anni fa. Io ho consigliato a Luca di usare il metodo che io sto facendo ad Ortanova. Ad Ortanova stiamo facendo una collana di pubblicazione locale. Ortanova aveva un unico libro storico, scritto tra mezzo da un nostro collaboratore. Oggi Ortanova, grazie al giornale che dirigo, ha la bellezza di 8-12 pubblicazioni di storia locale. È un qualcosa che si tramanda. Perché? Perché
non dimentichiamo che la memoria storica serve un domani a far crescere chi poi prenderà le redini della nostra civiltà. Ma al di là di questo, è la bellezza della nostra memoria storica. Io che sono affezionato ai nomignoli, nel mio paese anche la mia famiglia ha dei nomignoli, mi piaceva quando tuttora si firmano con il soprannome, e il soprannome ha una bellezza e una poesia che, seriamente, mi dovete credere, è un ritornare. C'è un'amica mia di Deliceto che mi dice che io sono molto romantico quando parlo delle mie origini di Deliceto, ma devi essere per forza. Perché? Perché questa forma di romanticismo dei ricordi diventa poi una forma di orgoglio. Il primo giorno che frequentai il liceo classico mi chiese da dove viene e dissi da Deliceto, dalla montagna. Senti, chiariamoci una volta per tutti. Io quando vengo a Foggia, usiamo dire a Deliceto, scendiamo a Foggia, quindi io mi ritengo settentrionale rispetto a voi. Può sembrare una sciocchezza, ma molto spesso ci sono persone che di memorie storiche non ne hanno e poi si mandano di averle. Quello che in tutti questi anni, 10 anni, 11 anni, ha fatto il castello è la massima espressione della memoria storica. Ed è stato un qualcosa che ha collaborato ogni lettore. Ha collaborato ogni lettore che di tasca propria cacciava dei soldi per mantenere il giornale. La bellezza della libertà di stampa, sapete dove sta? Non i finanziamenti, ma negli abbonamenti. Perché si ha il coraggio poi di dire al sindaco, diciamo uno che non esiste, dove sbaglia e dove non sbaglia. Ecco dove sta la libertà di stampa. E chiudo perché sennò poi divento abbastanza noioso. Anche perché... Grazie Michele, perché la tua presenza ci dà una forte sicurezza nel nostro cammino, perché il dottor Campanaro è... Noi lo chiamiamo Michele, però ci fa piacere, insomma, dare il giusto merito. È una persona che tra tanti impegni riesce a seguire tutto quello che riguarda il nostro giornale. Quindi grazie ancora Michele, ti abbiamo riservato già una copia per te, poi ci darai il tuo parere. Michele, ti ho parlato allora, stasera, vuoi fare qualcosa? No, stavo guardando un po' di commenti in chat. Io dico una cosa, banniamo un po' di persone, perché voglio fare questo avviso. Tutti quelli che in chat offendono, scrivono cose che sono cattive, vanno eliminate, punto, basta. Qui questa non è una democrazia, la democrazia finisce dove cominciano le offese, quindi io direi di eliminare quella persona che, ok, è stata fatta. Allora faccio anche il nome, lo posso fare perché era scritto, Attilio è stato bannato perché ho letto cose che non mi sono piaciute, bannate, chiunque offenda viene bannato senza problemi dalla chat. Lo avevamo detto l'ultima volta, soprattutto fate capire chi siete, non vi nascondete dietro a un dito perché è facile, metteteci la faccia, non fate i vigliacchi. Andiamo avanti. Olè. Allora, io condivido, non posso... Siamo tra i grandi. Che vuoi dire? Basta, non parlo più, va bene così. Siamo tra i grandi. Tutto a posto, no vabbè. Noi siamo in alto. Bisogna... Sì. Dimenticare. Noi stiamo in alto. Voi scendete verso di noi, Michele, io state al settentrione. Ti lascerei il compito di chiamare quella persona che sta lì. Quale persona? Quella persona che sta dietro a quell'altra persona che fa quel tipo di attività, sia a Prato che a Panni che a Foggia, quello che va lì, come l'olio lì. Chiama tu. Michele, dai. Chiama tu, dai. Ti tocca, vieni. Michele. Chiama tu. Sì. Io credo che stasera... Ah, già l'hai vista? Giulia, me! Yeah. Michele, tu siediti qua, va? Che sì. già abbiamo visto, ma è sempre un piacere, anche perché dobbiamo parlare di un successo. L'altra volta era... dovevamo parlare di un appuntamento, adesso l'appuntamento c'è stato. L'altra volta parlammo dell'appuntamento del 16 e 17 febbraio al Regio Teatro di Capitanata con la compagnia teatrale L'Arte Azzopreut. Adesso invece parliamo di quello che è successo. Possiamo
dare, facciamo un cambio di microfoni, possiamo dare il resoconto di quello che è stato, diciamo, questo doppio appuntamento della compagnia teatrale Pannese a Foggia. Io passo la parola a Michele Liscio, che ci spiega appunto quello che è accaduto. Allora, buonasera a tutti. Il 16 e 17 febbraio, come succede ormai da qualche anno, siamo stati invitati a partecipare alla rassegna teatrale che viene organizzata da 12 anni dal Teatro Reggio di Capitanata. La commedia era di ancora, perché la stiamo ancora portando in giro, dell'autore, un autore siciliano contemporaneo, Calogero Maurici. E il titolo originale Misogira si vuole farisita, noi tradotto in pannese Sogrom si vuole unzurà. Le due serate abbiamo fatto quasi il pienone, la crisi si vede anche in queste piccole manifestazioni, comunque è andata bene da quel punto di vista. Sono state due serate, siamo stati apprezzati, la seconda serata c'era anche il direttore insieme ad altre persone qui presenti. E devo dire che è stata la prima volta per me. Sì, infatti. È stato bellissimo, perché vedere poi alcuni personaggi che nella vita privata hanno un particolare comportamento, poi appena uscito lui io mi sono ricreduto di tutto quello che avevo immaginato su Michele. Quindi... Prova, chissà chi vorrei proprio saperlo chi è. E quindi Michele, noi abbiamo avuto la fortuna di vedervi, tra l'altro mia moglie, che stasera mi ha fatto questa piccola sorpresa, che è presente, quindi è rimasta affascinata non tanto da te ma dalla signora che sta accanto a te in arte incoronata Pasqua. E non riusciva a raccapricciare, sì, dice, ma come fa a essere così brava? Ve la passo. Vogliamo spiegare perché sono anche così un po' brava? Di complimenti qui, perché? Eh? Perché mi diverto, basta. L'arte della sintesi. Loro sono già stati nostri ospiti, però sono stati su un divano abbastanza scomodo quest'anno, stavolta stai bene, aspetta due minuti e poi vedrai. perché mi sono portato di qua. Senti, ricordiamo gli altri componenti della compagnia, visto che avremmo voluto anche Toni. Che siamo arrivati a Sant'Agata e c'era Tavano Michele, hanno vinto a Panni. Ah, ecco, poi parliamo. E il calcetto. Solo per dire che c'era Michele Tavano. Sì, gli altri avevano purtroppo degli impegni già presi prima. E allora c'è Antonio Spada per gli amici Toni, che nella commedia è suo genero, ovvero, come si chiama nella commedia? Rocco Scolaro. Poi c'è Lucia, che fa la moglie di Toni nella commedia, Lucia Cotoia, e sarebbe Antonietta Scolaro. E poi ci sono i due padre e figlio nella commedia, Michele Pio Liscio, Giulietto Pasquetta, e Michele Tavano, Romeo Pasquetta. Poi c'erano i due animaletti, il cane e il gatto, che non si il sono... Il cane e il gatto, Vittorio Emanuele e Giuseppe Garibaldi. Senti, Michele e Giulia, è difficile portare avanti quella che è l'attività teatrale tra gli impegni in un paese comunque piccolo come quello di Panni? Sì, infatti, ripeto quello che ho detto l'altra volta, questa avventura è nata proprio perché magari a Panni la sera non si sa quello che si può fare, cioè non c'è quasi niente da fare, quindi o stai a casa o stai nel bar, oppure noi 7 anni fa decidemmo di iniziare questa avventura. È difficile portarla avanti, tant'è vero che all'inizio ne eravamo 17, e poi man mano si è andato un po' scemando la compagnia, perché ognuno aveva degli impegni, chi poi è andato a studiare a Napoli, chi ha iniziato a lavorare a Foggia. C'era per esempio Salvatore e Giusi, marito e moglie, che ovviamente dovevano lasciare i figli a casa tutti e due per venire a provare, e quindi l'anno scorso hanno deciso di fermarsi. Maria Turchiarelli, Teresa Di Michele, insegnante di religione delle scuole, Antonella Bianco, che partecipò soltanto alla prima commedia, Napoli Milionaria, sicuramente dimentico, Eleonora Montecalvo, Valentina Di Biciglia e altri. È difficile, lo facciamo con tanti sacrifici. Io per esempio vivo fra Foggia e Panni, perché viviamo a Panni, a Foggia con la famiglia, però il lavoro mi sposta a Panni soprattutto, e anche nel Beneventano.
e quindi quando resto la sera a Panni per provare, mia moglie, ma com'è stasera non vieni? Vieni domani, stasera dovevi cambiare la lampadina, dovevi fare questo, dovevi fare questa, lo faccio domani, il giorno dopo magari sono stanco, non lo fa. Giulia quest'anno per esempio ha avuto un'esperienza nel 118, ha fatto il corso di primo soccorso, il 118, ma come quindi... paziente o come... infatti quello lo sta... No, io da quel giorno ho detto: Gesù Cristo mio, aiutami, non mi facendo sta ammalamento, perché se non avesse preso. E così via. Lucia al negozio, io e Tony, oltre al fatto che io viaggio, abbiamo una ditta di impianti elettrici. Michele Dama lavora con noi, Michele Pio sta al comune e c'ha la fidanzata a Sant'Arcangelo. Riusciamo, fortunatamente, in sei, però c'è questo vantaggio: si riesce a gestire un poco meglio perché, essendo meno, si riesce a trovare più punti di incontro. Giulia, ma insomma, ve lo state godendo questo successo o no? Certo, ce lo stiamo godendo. Il 7 aprile siamo... Beh, ma la verità, mi diverto a vedere la gente che ride, mi diverto a vedere lui che fa il cretino, mi diverto a fare la scema, mi diverto quando Pio e Tavano fanno i cretini, perché siamo così, ci divertiamo. Grazie. Poi detto da Gigino è un complimento, attenzione. Ok. Senti, e quest'estate sarà sicuramente possibile rivedervi, come non si sa forse ancora di preciso, però ci saranno date già predisposte? C'è una data già per il 7 aprile a Sant'Agata, che la compagnia teatrale Sant'Agatese tutti gli anni organizza una rassegna e ci hanno già invitato. A luglio dovremmo stare alla rassegna teatrale in Mongolfiera. Ah, ecco. Sono già arrivati gli inviti per dei concorsi teatrali nazionali per compagnie amatoriali, perché voglio specificare, siamo amatoriali senza scopo. E questa è la cosa strana, perché loro si definiscono amatoriali. Sono professionisti a tutti gli effetti. Quindi... Siamo iscritti alla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatori. Abbiamo l'agibilità, quindi siamo assicurati, possiamo esibirci. Potete farvi male sul palco. Possiamo farci male sul palco. Ad agosto sicuramente, perché noi mettiamo su una commedia all'anno, sempre per quelle difficoltà. Ad agosto, come succede da diversi anni, il 22 agosto la proporremo durante le feste patronali, se il comitato vorrà anche questo. E chissà che non ci scappi pure una collaborazione internos, insomma. Vai, chissà, ma non solo con Montaguto, ma proprio con la TV, chissà che magari, magari ce non ci troviamo nello stesso ambito, nella stessa zona. Allora, io direi una cosa, adesso c'è un momento di riconoscimento per Michele e per Giulia, perché sono qui sul palco, ma naturalmente un momento che è dedicato a tutti gli amici della compagnia teatrale. E io pregherei il dottor Campanaro, Michele, se posso permettermi, perché ha un bel nome, siamo in tre, siamo in maggioranza. Potrebbe suonar bene anche come cognome, però, Allora, io direi, Michele, direi di... premiare la compagnia teatrale L'Arte Zia Ciopreut con una targa che il dottor Campanaro Michele consegnerà a Giulia. Vorrei aggiungere qualcosa che mi preme aggiungere. Lui ha citato la FITA, Federazione Italiana Teatri Amatori. La FITA è la più grande associazione di teatri amatoriali. Sapete perché vi dico questo? Perché quando la FITA è venuta a Foggia, io all'epoca stavo nella Prologo di Foggia, organizzammo il primo festival del Teatro Dauno, e all'epoca partecipò anche Sant'Agata, Castelluccio dei Sauri, cita a caso, Manfredonia. Gran parte di queste compagnie teatrali continuano ancora ad operare. Poi ti aggiungo qualcosa in più: io sono un vecchio teatrante, ne ho conosciuto mia moglie perché facevamo teatro insieme. A tuttora faccio lezione di teatro e cinema all'Uni3 di Deliceto. Ecco, è un'occasione per lanciare come giornale questa idea. Potete creare l'Università delle Tre Età, se volete. Deliceto vi può appoggiare. Tanto il vecchio ce l'abbiamo. E all'interno, all'interno no, questa l'Università delle Tre Età comprende sia giovani che anziani, quindi non esiste un limite di età. E nel caso potreste dare la vostra esperienza a lezioni di recitazione.
quello che dici tu è vero. Molto spesso nei nostri paesi siamo affezionati al 3-7. Al di là di questo non c'è cultura, se poi non c'è cinema, immaginate un poco. Però la loro esperienza può andare a confluire in altre cose. Un ultimo suggerimento lo do a voi come televisione: fatevi dare l'autorizzazione di registrare per intero lo spettacolo. Sì, noi e ti garantisco che l'audience è maggiore di Sky, lo dicevo a loro poco fa. La web di internet ha un ascolto che difficilmente, io parlo di Sky, che conoscete tutti, difficilmente c'è la Sky, perché per via internet si oltrepassano gli oceani. Quindi immaginate un po' che riscontro si può avere quando si realizzano le televisioni web. Bene, allora io direi di fare un altro applauso a Michele e Giulia. Ci rivediamo il 7 aprile, diamo gli appuntamenti. 7 aprile a Sant'Agata. Perfetto, allora l'Atrezzi a Ciupreuto, che potrete poi leggere anche sul castello, appunto gli abbiamo dedicato l'apertura doverosa, li abbiamo ospitati la volta scorsa, adesso speriamo di ospitarvi ancora e poi magari di essere presenti durante uno spettacolo. Grazie a voi ancora una volta perché ci seguite così in modo affettuoso, grazie. Allora, io colgo l'occasione adesso per spostarci un attimo geograficamente, permettetemi, perché abbiamo una doppia incursione questa sera, e invito le due signore a salire sul palco cortesemente, Monica De Mita e Lucia Cafazzo, che sono due colonne portanti. Allora, io vi dico che qualcuno lo sa, qualcuno forse no, io dirigo il giornale online montacuto.com ed è così che ho conosciuto Pietro e insomma, da questa collaborazione poi è nato nel tempo tutto questo. E loro sono due persone che mi hanno aiutato nei momenti bui. Pietro ne aveva tanti, perché insomma trovarsi poi da solo in certe situazioni ad andare avanti non è facile. Io quando mi sono ritrovato solo ho trovato loro, Monica che mi segue da ormai sono anni, Lucia, con Lucia ci siamo incontrati da poco, ma la vedete qui, ci ha fatto insomma un servizio video, un'intervista video, grazie anche a Michele Frascione, l'operatore che è lì in piedi, instancabile, e insomma devo presentarvi queste due persone, me l'ero ripromesso già nelle volte scorse e non è stato possibile. Allora, Monica è la caporedattrice di montacuto.com e lei mi ha sempre detto che l'ho aiutata a realizzare un sogno, il sogno del giornalismo. E io le ho sempre detto che mi ha aiutato a portare avanti questo sogno, perché altrimenti avrei chiuso da solo, perché eravamo partiti, come si può dire, giovani e forti, ma poi per strada ho perso degli elementi. Lei c'è sempre stata, gratis et amore dei, come si suol dire, per amore del paese nonostante le critiche, e voglio far parlare proprio lei di questa esperienza web che poi è sfociata anche in un'esperienza televisiva. Allora Monica, io so che sei emozionata e so che mi stai odiando, lo so, però ti meriti anche tu insomma le luci, anche insomma se soltanto adesso purtroppo con ritardo, però vorrei che tu parlassi un po' di questa esperienza, anche vedere dall'interno l'esperienza di questa televisione che tu hai già visto da fuori, da internet, insomma che te ne pare e se vuoi aggiungere qualcosa a quello che è stato detto fino adesso. Buonasera a tutti, sono Monica, è vero, sto odiando Michele, perché l'ho sempre detto, a me piace scrivere, però sono emotivamente sensibile, cioè molto sensibile, quindi non riesco a parlare, quindi scusatemi se magari faccio qualche gaffe. Niente, è vero, sono quasi 7 anni che ci conosciamo, abbiamo portato avanti il progetto di montacuto.com e adesso sono contentissima per questo progetto, per Scalo TV. Sono contentissima perché io sono di origine foggiana, sono nata e cresciuta a Foggia per 25 anni, mi sono innamorata, mi sono sposata e ora vivo a Montacuto. E quindi, dove diciamo, a Montacuto? Allo Scalo di Montacuto. Allo Scalo. Quindi diciamo io sono proprio... Scalo TV va proprio ad hoc per me. E niente, mi sono impallata. praticamente sono contentissima perché quindi parte del mio cuore è qui a Foggia, quindi compagni
e l'altra metà del mio cuore è per Mondaguto. Mi ci ritrovo tantissimo con quello che ha detto il signor Renato e anche il... scusatemi, non mi ricordo, Michele, perché i problemi che ci sono a Panni ci sono anche a Mondaguto. Io sono dell'opinione anche che se il problema c'è bisogna risolverlo insieme. Non mi piacciono le competizioni e ce ne sono, cosa che purtroppo accade sia a Panni che a Mondaguto. Ed è vero anche il fatto che il sogno di fare la giornalista io l'ho sempre avuto da quando andavo alle scuole medie. Infatti ho collaborato a suo tempo con il giornale della scuola e mi sono sentita realizzata grazie a Michele. perché ho visto nel periodo della frana di Mondaguto, insomma, dove si sono avute, diciamo, c'è stato più, aiutami, c'è stata attenzione mediatica, ho visto i miei articoli pubblicati su tantissimi giornali, anche su giornali foggiani, e quindi niente, sono contentissima. Scusatemi, ma sicuramente sono diventato un peperone. Anche perché Monica, non l'ho detto, ma ha una sorella che è lì vestita di rosso e nero ed è la fotografa. Lei è vestita di rosso e nero. Esatto. Lei è timida, ha detto no, faccio parlare Monica. Ed è Marianna, un altro validissimo. Io non voglio dire supporto perché voi siete veramente l'anima e voi siete sul luogo mentre io sono fuori. Sono fuori in tutti i sensi. Siete voi che portate avanti questo progetto. Quindi volevo. Vi volevo dare il giusto riconoscimento, anche se è poco, per quello che fate, onestamente. Grazie. Ok, allora ti tolgo dagli impicci e passo la parola a Lucia. Lucia negli impicci. E metto Lucia negli impicci. Vabbè, tu forse sei un po' più abituata perché col video ci lavori un po' di più. Un pochettino in più, però questa è una diretta web in tutto il mondo e quindi è particolarmente emozionante essere qui. Che te ne pare? Allora, tu realizzi servizi anche per televisioni irpine e ci siamo visti più di una volta sul campo in occasione appunto di situazioni legate appunto alla nostra terra. Adesso sei in diretta veramente mondiale, ci ascoltano dal Canada e dall'Australia e dalla Germania, ho visto. Sì, in effetti è molto emozionante essere qui. Buonasera a tutti, intanto io volevo salutare tutti e i telespettatori di questa TV. E ho avuto la fortuna di incontrare Michele Pilla 7-8 mesi fa più o meno e da allora sono rimasta affascinata dalla squadra, dalla loro voglia di fare, dalla loro voglia da questa voglia di realizzare delle cose. Cioè, a me meraviglia molto che due piccole realtà come Mondaguto e Panni siano riusciti a realizzare delle cose così importanti, e il sito è molto seguito e adesso questa TV, e quindi credo che state facendo davvero un bel passo. Sono cose che altre realtà pure più grandi non le fanno. Ecco, io conduco pure una rubrica che si chiama Irpinia e dintorni, sul sito di Mondaguto c'è pure qualcosa e ho un grande desiderio di fare una puntata proprio da quelle parti. E tra l'altro volevo andare a trovare Tonino Mauriello e quindi il museo della Zampogna. Sì, a lui al museo lo trovi tranquillamente. In tutti i musei. Lo volevo fare nel periodo natalizio, ma non mi è stato possibile perché sono stata impegnata. Però appena possibile lo farò. Domani mattina alle 8. Ok. Tanto alle 8 lui non è puntuale. Sì? Domani mattina alle 8. Non si sente. Io lavoro. Vabbè, domani mattina, mi dispiace, però appena possibile ci mettiamo d'accordo e lo... Una cosa singolare, no? Domani mattina alle 8 arriva un asino. Conosco l'asino di Panni, lo so, infatti pure di questo volevo parlare. Per vedere le tradizioni mie, fortunatamente la signora che ha perso la mula che io ho messo, l'articolo di Occhiaia, cioè la mole è andata, è finita, diciamo così, noi l'abbiamo salutata. Domani mattina arriva un asino che questa signora fortunatamente ha comprato. E allora Gianna ha detto: voglio essere presente. Quanto ma l'ultimo asino di Panni è morto? No, l'ultima mola. C'era soltanto un asino e una mula.
quella che è venuta meno è stata la mula, perché non si alzava più. Verremo a parlare pure di queste cose. La signora proprietaria della mula ha comprato un asino e arriva la mattina, non ci sono scopi. Allora abbiamo dato uno scoop, e presto avremo Panni con Gianni Vigoroso e poi il servizio di Lucia. Sì, e Lucia sarà una nostra collaboratrice insieme a Monica. Insomma, mi fa piacere che la squadra si allarghi, perché abbiamo sempre bisogno di man forte, soprattutto quando ci sono persone valide. E mi permetto di dire una cosa: ci sono persone valide che vengono spesso e volentieri criticate, vabbè, noi ne sappiamo qualcosa, siamo abituati, e vengono spesso criticate così, perché ricopri un ruolo, hai un compito che è quello di mettere, come diceva giustamente Renato, in risalto i problemi. Quando si fa festa e si dicono le cose belle, allegria, tutto va bene. Quando invece si alza il tappeto e si vede la polvere, giù legnate. Il giornalista, caro Michele, tu me lo insegnerai, è quello che scopre la polvere, non solo, ma la fa notare a tutti gli altri. Ed è una cosa che non piace a nessun politico, né a livelli insomma grandi, livelli nazionali, né naturalmente a quelli locali. E lì è ancora più complicato, perché il giornalista viene subito individuato e metaforicamente messo da parte o fatto fuori. Quindi io vorrei fare un altro applauso a queste persone che si impegnano senza nulla chiedere. Noi la patata ce la siamo presa, perché proprio, però insomma loro ci danno una mano, sono state coinvolte, hanno risposto presente, quindi io mi complimento con loro per il coraggio dimostrato, perché spesso non è facile mettersi contro i potenti, soprattutto nei piccoli paesi, è molto più difficile, credetemi, e ve lo dice uno che l'ha fatto a Napoli, e Napoli non è una bella città, ma in un paesino è molto peggio. Allora, sì, voglio dire una cosa a Monica e anche a lei. Siete fortunati per un semplice fatto, che hai dimostrato la tua timidezza. Io per diversi anni ho diretto Teleblu, la redazione era tutta al femminile ad eccezione di un maschio che era Loris Castriota. Una collega non voleva leggere il telegiornale, era molto brava nello scrivere, la condizionai. Un'altra non voleva fare le interviste in mezzo alla strada, che poi sono le interviste più belle, quelle in mezzo alla strada. Se ti piace il giornalismo, devi imparare a fare carta stampata, radio, televisione e web. Ti garantisco che avrai il massimo dell'esperienza, perché ognuno di queste branche ha un modo di porgersi abbastanza diverso. Poi ho visto il vostro entusiasmo. Continuate e non vi fate condizionare. Sapete dove stava la forza quando facevo il direttore di una redazione di tutte donne? Voi siete più cattive di noi sotto l'aspetto giornalistico, perché non avete peli sulla lingua. Tu sai quante volte il sindaco dell'epoca, Agostinacchio, mi telefonava per quello che diceva Germana D'Alessandro? Perché? Perché avete una cattiveria giornalistica che noi siamo dei santi rispetto a voi. Continuate così. Grazie. Spero che sia stato un complimento. No, è vero. Allora, io spero che non mi lincino adesso dopo che l'ho fatta intervenire. Ah, è passato un pochino. E allora, dopo io voglio chiamare un ospite adesso che dovrebbe essere in collegamento telefonico, ed è un ospite a cui tengo particolarmente, perché lui è la voce per eccellenza. Dopo Sinatra c'è lui. Vediamo se è in collegamento telefonico il mitico Big Wave. Big, ci sei? Houston, abbiamo un problema. Houston, ci sei? Eccolo là, dalla NASA, chiama dal Texas. Big, buonasera, come stai? Ciao ragazzi, buonasera a tutti voi. Complimenti, siete mirabolanti e meravigliosi. Ragazzi, sentite la voce, perché Big Wave veramente è... Big Wave è un personaggio... Mai. Big Wave è un personaggio eclettico che ha una voce che veramente fa impazzire. Esatto, è di Ariano e qualcuno, diciamo, di voi lo conoscerà già. Big, ti sto facendo pubblicità. Poi cambiamo. Ti voglio bene, darò un bacio sull'arcata. Fermati là, io lo devo mettere a freno, perché Big è pericoloso. Allora Big, partiamo subito in quarta.
Io ti voglio chiedere conto di questo evento che avete realizzato ad Ariano Irpino, l'evento cinematografico. Dacci subito qualche veloce spunto. Beh, intanto grazie per avermi invitato in questa TV bellissima, siete meravigliosi. Tra l'altro devo fare i complimenti a quel signore con la maglia color aragosta, mi ha fatto innamorare di quel colore. Ma a parte questo, stavo scherzando. Cosa dire? No, è bello stare qui, l'evento per il momento siete voi con questa scala TV meravigliosa. E poi l'evento di Ariano Irpino, finalmente si parla di entertainment, si parla di cinema, si parla di teatro, ecco, avete parlato di teatro questa sera, e si parlerà di tante cose belle, cortometraggi e quant'altro, dal 20-21 al 22 agosto, compatti e numerosi tutti ad Ariano, perché il festival è internazionale, è carino, è fatto bene, è distribuito bene. Cos'altro dirvi? Vedi, ci sono le pentole mondial casa, sembra sei un grande, sei il numero uno. Aspetta, che non t'ho capito, Mike. Dico, me la dai pure una pentola mondial casa in tutto questo? Ti voglio bene, ti voglio bene, Mr. Pino, lo sai che nutro un affetto quasi fisico. Fermati là! Non diciamo queste cose, che c'è anche mamma che ci sta ascoltando. Allora, Big, senti, no. C'è stato anche un esimio presidente di giuria, no? Come ospite alla presentazione. Sì, intanto diciamo, c'è stata già la presentazione del festival qui al Comune di Ariano Irpino con Franco Pini, per i più lo ricorderanno per essere una colonna importante dei Catti di Vicolo Miracoli, con Calà e con tanti altri. Franco Pini, poi il marito, ex marito della Parietti, per capire ancora di più, e sarà lui il presidente di questo festival che sicuramente ci farà vedere delle belle cose. Ci sono dei corti, saranno 4-5 serie, sezioni di corti, quindi invitiamo i ragazzi giovani, meno giovani e quant'altro a andare sul sito appunto del festival, che è appunto Ariano International Film Festival, e potrete scaricare anche i moduli per partecipare e tutto il resto, quindi spargete la voce, amici miei, come lo fate voi con questa bella TV, non lo può fare nessuno. Allora, mi sia consentito una parola un po' forte. Sei un gran paraculo, Big, te lo devo dire. Allora, io non ti pago per un tot di complimenti, va bene anche solo uno, va bene? Rimaniamo con quella cifra lì che avevamo pattuito. Ok? Cattivo, non è vero. Voi sapete che vi voglio tanto bene, intanto. E intanto è bella sta cosa che state facendo, ragazzi, complimenti. Voi quando avete bisogno di Big Wave, adesso siete entrati nel mio cuore, sapete che il mio cuore è un pullman, però i posti stanno per finire, ma voi entrate di diritto nel mio cuore e vi sedete proprio accanto a me. Occhio che siamo tanti qua, Big. Big, ascolta, intanto ricompriamo le casse al signor Scopece, che con questa voce le ce l'hai distrutte completamente. Quindi addirittura mi devo allontanare, che devo fare? Ti vogliamo poi dal vivo la prossima volta, o magari volentieri. Mi è dispiaciuto non essere lì oggi, ma come sapete ogni tanto Big lavora anche, deve far finta di lavorare. Così si dice. Vabbè, ti crediamo. Guardo in alto perché lui è il verbo. No, devi sapere, mi chiedono perché io guardo in alto quando parli tu, perché tu sei il verbo. Allora, tu scendi dal cielo. Esatto, non sono il verbo, siete voi quelli che date quel po' di verve a Big Wave per far sì che possa dire ancora delle grandi castronerie. Però questa è una cosa importante, la TV che state facendo adesso devo fare un complimento a te, Mister Pito, lo sai, a prescindere tutte le castronerie che può dire Big Wave, fate una cosa edificante, ragazzi, siete tutti bravi e belli, è più bello però il signore con la maglia aragosta, fatemelo dire, e poi che dire, continuate così perché state andando con per il verso giusto. Dunque, devi sapere che sono un autore di cabaret, e se parlo poi... Ho capito, scusatemi. È un autore di cabaret. Dunque, io scrivo molto, faccio anche dei film, però mi piace molto il cabaret. Hai capito? Sì, mi sono permesso di scherzare, però io amo molto. Cioè, io sono quello che diceva. Senti, io sono abbastanza goliardico. Vuoi sentire l'ultima goliardia che ho fatto? Sì, certo. Ho falsificato una lettera di Berlusconi e l'ho mandata a mio cognato dicendo che poteva andare alla banca, una banca di Foggia, per scontro dell'IMU. Immagina che combino io.
anche di questi tempi cala la vista a chi dice certe cose. Va bene, allora Big, Big sei il numero uno. Senti, ti do appuntamento alla prossima volta qui e poi magari noi come Scalo TV possiamo supportarti e sopportarti soprattutto. Sì, no, grazie ancora ragazzi, grazie per avermi dato questo spazietto. Io vorrei dare un bacio alle stupende donne che sono lì accanto a voi, ma so che lo farai tu, caro Mr. P. Dai un bacio anche agli uomini però, eccolo là. Ancora di cuore, spero di vedervi qui da Reno Alpino, non solo, voglio venire a trovarvi, voglio sedermi accanto a Mr. P. Ahia, ok, allora chiudiamo i battenti da oggi. Va bene Big, grazie mille e ci vediamo presto, grazie ancora. Buon lavoro ragazzi, buon lavoro, grazie ancora. E approfitto per salutare anche Flavia Squarcio, che è l'ufficio stampa della manifestazione. Ok, fatta questa che in gergo si potrebbe chiamare marchetta, ma non lo è, perché Big Wave è un personaggio veramente di quelli che vi basta un minuto per poterlo amare, e a me è bastato molto meno, ma mi fermo qui, non dico altro. Andiamo avanti, perché adesso abbiamo un momento importante di notizie da Panni. Sì. Giusto come scaletta comanda, c'è un signore che si sta girando le dita e lì e pensa di potersela svignare. Io lo invito sul palco, Tonino Mauriello, vieni un po' qui che dobbiamo chiacchierare un po' di Panni. Dopo prometto che leggo anche qualche messaggio in chat. Sì. Allora, dobbiamo farci una bella chiacchierata per quello che concerne Panni, perché ci sono un po' di notiziole su cose. E io partirei proprio dal quadro politico. Abbiamo scherzato adesso sull'IMU, però insomma ci sono state le elezioni e ci sono stati dei cambiamenti. Innanzitutto ci sono stati dei risultati a Panni, vogliamo dire che risultati si sono avuti e che cosa potrebbe cambiare nello scenario politico, se qualcosa cambierà, insomma, da queste elezioni in poi. Ma innanzitutto volevo salutare, e se me lo consenti, tutti i nostri concittadini che stanno in tutto il mondo. Buonasera a tutti e mi voglio complimentare ulteriormente con voi e con tutti e quelli della redazione, miei colleghi, di come sta andando il giornale Il Castello, e volevo salutare anche la signora Anna che è qui presente. Beh, lo scenario politico c'è poco da cambiare, perché oggi c'è un'amministrazione che dice di sinistra, indipendentemente da quello che eravamo precedentemente. Oggi l'amministrazione, la maggioranza è di sinistra. Noi di minoranza saremmo, faremmo capo a un centrodestra, diciamo così, anche se noi ci siamo mantenuti con una lista civica formata che l'anno scorso, che si chiama Futuro Pannese, e noi siamo consiglieri di quella lista, non abbiamo aderito a nessuna forza politica per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Le elezioni hanno portato a dei risultati forse inaspettati da quello che io posso dire, perché c'è stato anche un aumento proprio che, da parte della lista della PDL, che non era in programma, diciamo così, da quello che si sentiva in paese. Poi anche la stessa sinistra era già programmato, diciamo, l'appoggio al SEL, al Senato. Però la vera novità poi è stato anche, diciamo così, il SEL alla Camera, perché c'era un po' di groviglio, diciamo così, perché da una parte c'era il PD che fremeva, perché anche il PD voleva una sua rappresentanza, diciamo così, e quindi al Senato siamo preso intorno alle 60 preferenze, e quindi l'elemento di spicco del PD era l'assessore regionale Elena Gentile, che poi purtroppo non ce l'ha fatta. E mentre alla Camera c'era una propensione per il Grande Sud che faceva capo sia al senatore Morra, che era
candidato come Grande Sud al Senato, però alla Camera c'era il cittadino di San Marco il Lamis, che era il dottor Michele Bonfitto, candidato, che tutti e due dovevano, però a noi, proprio diciamo nel nostro comune, c'era la parte che non voleva votare minimamente al senatore Morra. Quindi volevano votare Grande Sud alla Camera, ma non al Senato. E allora c'è stata questa confusione politica, a parte poi, come ho detto prima, l'intervento della massa, che ha stupito un po' con la PDL, tanto è vero che qualcuno durante gli scrutini, qui c'è un presidente, che Raffaele Rainone è stato presidente di una delle due sezioni, qualcuno diceva: ma che è venuto Berlusconi a fare il comizio? Non lo sappiamo, forse siccome loro stavano un po' impegnati a cenare e a mangiare, forse quella in cui i frangenti sarà venuto Berlusconi a fare qualche capa di stampante. Cioè, voglio dire che il problema fondamentale è stato proprio la non scelta precisa dell'appartenenza politica, e questa confusione ci sta mettendo un po' in risalto anche a livello regionale. Cioè, Panni non ha una sua collocazione ben specifica per quanto riguarda l'appartenenza politica. E quindi c'è questa confusione che ci stanno un po' prendendo per opportunisti, cioè dice: qua non vediamo più il vero colore, cioè non si sa se per la strada incontriamo chi ha la casacca rossa e chi verde e chi gialla, cioè qua è una confusione. Un po' quello che è successo anche a livello nazionale alla fine. Però questo porta a una non credibilità. Cioè, io posso fare anche autocritica, perché non è che sono il padre eterno, con l'amor di Dio, però dobbiamo cercare di dare una connotazione precisa a chi appartiene a una certa casacca politica. Ti dico una cosa, però, Tonino, in Italia io non ricordo un tripolarismo del genere, una cosa del genere non è mai avvenuta. Grillo ha sovvertito anche Grillo. Anche Grillo, lo stesso Grillo, ha avuto tanti voti, più di una cinquantina di esatto, voti. Esatto, ma in tutto il comprensorio, come ovviamente in tutta Italia, è stato il primo partito, il partito più votato. Però, voglio dire, ha scardinato gli equilibri. Però non si può dire che chi vota al Senato, Sella alla Camera vota Grande Sud, oppure lì votiamo così e da questa parte si vota così. Cioè, bisogna essere un po' coerenti nelle cose se dobbiamo fare. Quindi, se uno va con la sua scia politica come maggioranza, non deve intercedere in altri gruppi, e quindi magari ti do io 30 voti qua, 40 voti dall'altra parte. Va bene, allora chiudiamo adesso il discorso politico e spostiamoci, restando sempre a Panni, a un altro argomento, parlando della Zampogna. Allora, abbiamo parlato nel giornale delle iniziative che avete messo in atto, di tutte le visite che avete fatto, soprattutto quelle in Rai. Quali sono i prossimi impegni? Ma guarda, la Zampogna è arrivata a un bivio. Lo dico perché sono molto franco nelle mie affermazioni e prese di responsabilità. Cioè, qui sono 10 anni che questo strumento oramai lo conoscono in tutto il mondo, ed è un fiore all'occhiello del nostro paese. È arrivato il tempo di decidere se noi vogliamo, diciamo, come cittadinanza, come comune di Panni, dare la possibilità di diventare un evento. Cioè, noi, se creiamo un evento, c'è la possibilità di far venire nel nostro comune migliaia di persone appassionate nel settore. Se poi vogliamo snobbare, è inutile che noi andiamo alla RAI, è inutile che noi andiamo per 3 volte siamo usciti alla RAI e poi si ignora. Tant'è vero che io non voglio aprire polemiche, ma non siamo stati citati una sola volta sul giornale Il Cuore di Panni, e mi dà un dispiacere enorme, ma non perché chissà, è il problema di organizzare l'evento per il paese,
perché poi se ne usufruiscono tutti delle persone. Noi quando abbiamo organizzato l'anno scorso una minima partecipazione, diciamo, di suonatori, tra cui è venuto un signore che suonava la ciaramella, che si chiamava Gianni, e si chiama Gianni Perilli. Beh, io non mi nascondo che quel signore che suonava in Corso Margherita accanto al bar, e quella sera stava anche Lorenzo che recitava le sue poesie, l'ho visto nel periodo natalizio aprire il concerto ad Assisi diretto dal maestro Morricone. Cioè quel signore che suonava con una camicia da militare in Corso Regina Margherita, che noi stavamo tutti accanto, e Gianni Perilli, che è stato chiamato da Ennio Morricone per suonare ad Assisi alla presenza del Presidente del Consiglio. Cioè voglio dire che alcune cose non vanno sottovalutate. Cioè io non voglio essere il protagonista, non voglio essere, però come stiamo adesso qui potremmo essere uno staff buono proprio per organizzare questo evento nel mese di agosto. A me non nascondo che hanno chiamato gli amici di Deliceto per insegnare un po' la ciaramella, un po' la zamogna, perché ci tengono a Deliceto. Ma il mio appello è questo: ma mettetemi anche a me fuori per questioni politiche eccetera, però non facciamo morire questo bene prezioso che noi abbiamo. Tonino, si dice Nemo profeta in patria. Lo so, niente, però siamo arrivati al punto di decidere cosa fare, perché se non ci sono, e mai c'è una linea, e mai ci sta questo, e mai ci sta quest'altro, allora noi su internet, secondo il mio punto di vista, se facciamo un evento del genere, porteremo a panni, non voglio esagerare, ma almeno 2000 persone. Proviamoci, lanciamo una proposta di evento a Panni. Ok, allora io direi di chiudere con Panni, con un po' di cronaca, vanno date anche le notizie spiacevoli, certo. Parliamo di atti vandalici accaduti a Panni. Beh, veramente io gli atti vandalici, qui c'è Luca per testimone, ho fatto anche alcune fotografie che purtroppo in questo numero non ci sono potute entrare. Però io, anche se sono un consigliere di minoranza, ma pur sempre sono un consigliere, io devo condannare questi atti vandalici, perché la nostra passeggiata al castello è una delle più belle, quindi magari si sono scatenati contro i lumi, contro i lampioni, e quindi non posso fare altro che chiunque sia stato di condannare questo evento. E possiamo soltanto augurarci che vengano rimessi il più presto possibile i lumi al proprio posto, perché è proprio brutto la sera, è un ambiente così angusto, vedere tutto buio, e quindi magari qualcuno ha pure paura di farsi la passeggiata e ci riduce. Sì, perché costano tantissimo. Ma veramente le sfere sono di plastica. Io c'è Michele qua, non lo so i costi. Allora ci dice Michele Liscio che tra 15 giorni sarà ripristinato. Io me lo auguro. Perché Tonino, il discorso degli atti vandalici, oltre alla distruzione dei lampioni, che purtroppo fa riscontrare anche un ulteriore furto all'attività commerciale. Furto io l'ho rappresentato anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, perché sono anche corrispondente della Gazzetta del Mezzogiorno, e ho sottolineato proprio, ma vedi, in base ci sono stati parecchi furti, perché se noi andiamo a vedere proprio quando c'è stato l'anno scorso, il 21 agosto proprio, era la notte del 21 agosto, che stavano anche gente, insomma, ancora diciamo in giro eccetera, furono rubati più di 10.000 euro di strumenti musicali che la nostra scuola ha avuto. E non lo so se stavano mal custoditi, ma qualcuno comunque aveva anche avvertito, perché erano spariti sia a Bovino che a Castelluccio dei Sauri. E quindi stavano ancora imballati questi strumenti, chitarre, sassofoni, eccetera, che servivano per la scuola. Poi, dopo il furto, diciamo, degli strumenti, ci fu il furto dei fili del rame, perché proprio per le campagne nostre ci furono due furti in varie località. Poi ci sono
anche quel punto dove furono scoperti gli autori. Si sente. E certo, ma gli autori poi è stato questo, l'ultimo furto che è stato quello delle sigarette, diciamo così, di qualcosa che era rimasto in gas, e perché i ladri che avevano rubato questa macchina accorato, perché i carabinieri di Ariano mandarono il telex che avevano, ma trovarono solo la macchina, perché loro, vedendo il posto di blocco giù allo stallo di pane sulla 90, lasciarono la macchina e fuggirono a piedi. Ma non lo so, ma comunque noi siamo soggetti. Il problema che io come amministratore vorrei, e quindi non voglio essere, c'è un po' di sorveglianza in più da parte dell'arma anche durante la notte, ma questo lo deve decidere il comando provinciale di far sì che le turnazioni poi avvengano anche di sera, di notte. Ecco. Ok, grazie Tonino per il tuo contributo. Allora, abbiamo al telefono, credo, un rappresentante della forza giovane, se così la vogliamo chiamare, no? Pronto? Pronto? Ok, puoi chiudere il telefono, grazie. Chi sei? Presentati. Come chi sei? Presentati. Sei il nuovo, sei il ragazzo... Sei indifferita, Luca. Ok. Gianluca Reggia, ciao, buonasera. Tutti, ciao ragazzi, come va? Allora, Gianluca, tu eri stressato per 3 mesi perché non avevi il calendario. Quindi sì, ora... il calendario manca nella mia stanza e io non so quale giorno è oggi. Ok, perfetto. Allora, senti, ascoltami, Gianluca, io più che dirti questo giornale, perché tu parli sempre di giornale, mi fai la testa ogni volta, parli sempre dello stesso argomento. Allora, ascoltami, che te ne pare? Del giornale, a mio parere, guarda, l'uscita che c'è, diciamo quella trimestrale, è molto più ricca di quanto io mi aspettassi, sinceramente. Veramente fatta molto bene e molto accurata. Ci sono tante tematiche da trattare, ognuno, credo, come tu mi hai detto, avrà la sua interpretazione, dirà il suo pensiero, esporrà la sua problematica su ciò che avviene all'interno del nostro piccolo paesello. Poi ci saranno, come tu hai detto e hai già fatto notare, altre tematiche ancora, tipo i concorsi, chi sa fare un qualcosa, chi sa proporsi, chi vuole sponsorizzare un qualcosa, insomma è fatto veramente molto bene. Quindi, Gianluca, è il giudice del concorso Arte e Disegni, e quali sono le tue premesse, Gianluca? Spiegale un po' a tutti. Le mie premesse, guarda, l'informazione e la trasparenza per me sono la prima cosa. Dove c'è informazione c'è anche cultura, e si abbatte anche quell'ignoranza e quel muro di omertà che può esserci. Quindi credo che l'informazione è alla base di tutto. La mia premessa è quella di cercare di vedere se si può, con l'aiuto di tutti, una mano ovviamente lava l'altra, insomma, con l'aiuto di tutti, di poter riuscire a vivere un po' meglio, ecco, nel nostro paese, perché di problematiche ne abbiamo veramente tante, ed è piccolo, figuriamoci se era grande, insomma, ce ne sono tante da vedere. Io, dal mio piccolo punto di vista, darò il mio contributo, ecco. Senti, come Gianluca, collaboratore esterno. C'è una persona che ti stima tantissimo e ti cerca ogni giorno. E che noi temiamo. Noi temiamo, infatti, ti lasciamo nelle sue mani. Il suo cappello è già online sui beni. Ma ti lasciamo nei suoi rombi. Senti, se tu lo vuoi te lo prendi sano, così come sta. Guarda, in macchina non ho più posto. Ti lascio, con questo puoi parlare tranquillamente. Ti lascio alle sue domande. Grazie cosa... a te. A tuo pericolo, ecco. Ciao, buona fortuna. Senti Gian, mi senti? Ciao Gigi, mi sei mancato Gigi. E quanto ti sono mancato? Noi ora non sono stato in Facebook. Non mi hai più commentato le cose. Senti, tu vuoi sempre il mio parere tecnico quando tu fai qualcosa di artistico e fai le tue sculture, no? Perché gli altri ti commentano sempre, ma quando sei bravo, sei bellissimo. Fantastico. Bellissimo, non lo so, dovrei bellissimo, fare no, e appunto io commento sempre quelli che ti danno del bellissimo, che in fondo non è così. Poi non sono una donna, quindi infatti. Tu consentimi di dirti questo, che le tue composizioni sono artisticamente valide, validissime, anche perché io, tu sai, mia moglie non vuole essere
detta niente, non mi nominare, che poi io il commento sui tuoi lavori li sottopongo sempre a mia moglie, tu lo sai, la supervisore, diciamo, Terry, e ti dà sempre il commento tecnico, il parere tecnico artistico, e fa benissimo, sulle tue composizioni. La critica l'accetto molto volentieri, ecco, la critica, ma la critica è rivolta e deve essere sempre, secondo te, positiva o negativa, o comunque sia, deve essere una critica. Dimmi. anche la negativa può essere costruttiva, Gigi, perché specialmente quella statua di San Nicola e quel dito là sembra il dito di San Costanzo quando lo aggiustarono e lo misero San Nicola così. Fa la benedizione con le tre dita, con le tre dita, e poi dovemmo scocchiare un dito perché era un atteggiamento equivoco. Gigi, vuoi fare sta domanda o no? Gigi, stai facendo Gigi parte a ragionare, sì, ma questa domanda a Gianluca, che ci devo dire se ci sentiamo, ci scriviamo e ci commentiamo tutti i giorni? Perché lui ti chiama Gianluca Vegè, come i supermercati. Però diceva Lucia, giustamente, è maschio e femmina sta domanda? No, è una domanda femmina, perché lui non sa che stasera sono venuto col primo maglione della prima web. Perché a un certo punto la linea si è interrotta. Si è interrotta dove? La linea Foggia-Bari, dimmi. No, proprio a casa. A casa tua. Va bene, senti. La linea, non l'ho più solo. Vabbè, ma sto maglione è arrivato a 50 euro, ma vogliamo salire? 50 euro? E vogliamo salire di asta, di valore? No. Perché questo ormai sono 3 mesi che, insomma, è in giro sto maglione. Io voglio pure dartelo, ma tu mi devi fare qualcosa di altro. Io te lo posso fare di legno, un maglione. Ah, di legno, e come faccio a metterlo? Come faccio a metterlo? Una casacca. Tipo casacca, rombi. Va bene, Gianluca, noi ti ringraziamo per il tuo contributo. E ripeto, i disegni sono arrivati, quindi ti aspetta un lavoro abbastanza impegnativo. Okay, probabilmente tutto slitterà. Io voglio fare solo un saluto a tutti saluta... quanti, e voglio dare il mio primo saluto, che non l'ho ancora dato, al nostro caro Combatier, che ci ha dato la possibilità di espandere il suo giornale in questa maniera. Quindi una grande presenza sempre, ogni giorno, viene sempre ricordato qui a casa, con una risata. Grazie Gianluca, grazie. Io cercherei... Buona vita a tutti, ragazzi. Grazie, ciao Gianluca. Ciao ragazzi, in gamba. Aspetta che ti saluta Luigi. Oh Gian, ciao, mi raccomando, e scriviamo sempre cose fattibili su Facebook. Grazie, certo. Ciao Gianluca. Certo. Ciao. No, ciao, lui ragazzi, mi ha capito. In gamba. Fabiana, io vorrei averti un attimino qui, prego. Bene Fabiana, finalmente. Vieni Fabiana, vieni. Chi è Fabiana Santomarco? Fabiana Santomarco è una nostra, fa parte della nostra redazione, però fa parte di quelle schiere di persone, quelle schiere di ragazzi che si vedono poco, perché lavorano dietro le quinte, ok? Allora, Fabiana, questo giornale ti ha sorpreso, ti sta dando uno stimolo per comunque combattere le tue piccole guerre con... Che è successo? Beh, scusate un attimo, c'è un intervento telefonico, chiedo scusa, vediamo di sentire un attimo. Vai, chiama. Pronto? Sì? Sì, buonasera. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Chi è lei? Io Antonio Ambiente, con chi parlo? Io sono Luca Di Michele, ciao Antonio. Antonio, una piccola cortesia, devi abbassare leggermente il volume probabilmente del tuo computer o del tuo televisore, perché sentiamo il ritorno della tua voce. Sì, ok. Ciao Antonio, allora, Brienza, Antonio, ciao. Brienza. Auguri per la trasmissione, in tutti i modi, per il giornale, per tutto. Ricambiamo l'augurio, dimmi. Pronto? Sì. Sento un ritorno, non... Devi abbassare leggermente il tuo computer. Pronto, un attimo che mi sposto. Ok. Ecco. Dimmi tutto, allora, Antonio. Se possibile, fare solo un piccolo intervento, senza fare polemiche, senza alcuna cosa. Penso che tutti mi conoscono, mia moglie sta nella redazione dell'altro giornale. Certo. E volevo solo dire a Tonino Mauriello,
che io ho invitato personalmente per una manifestazione a suonare la zambogna da parte del giornale, che purtroppo non è stata fatta per la morte di Concettina. Quindi sarà pure vero che non è stato nominato nel giornale, però è pure giusto dire che è stato contattato per venire a suonare la zampogna per un evento che volevamo fare. E Tonino, in questo momento ti sta dando la ragione su questa cosa, quindi il bello della comunicazione, il bello della comunicazione è proprio questo, Antonio, cioè quello di poter chiarire le proprie opinioni. Però ti faccio parlare direttamente con lui. No, io posso soltanto confermare che lui mi invitò per la sera dell'inaugurazione dell'albero di Natale per l'Immacolata, se non erro, ma purtroppo era già stato chiamato a Candela e quindi dovetti andare a Candela. A parte poi la tragedia della maestra Concettina. Comunque ne do atto che mi è stato chiesto. Grazie Antonio, io la prossima volta, ok, sì Antonio, ti fa piacere comunque la tua telefonata, questo sta a dimostrare che la comunicazione a volte è importante e fondamentale per chiarire qualsiasi tipo di punto di vista. Ti ringrazio, vuoi aggiungere altro Antonio? No, okay. In bocca al lupo per tutto e sempre Forza Panni. Aspetta, Antonio, se posso permettermi, se qualche volta vuoi essere presente con noi in studio, non può che farci piacere, perché insomma, per dimostrare ancora una volta di più che l'unione fa la forza, indipendentemente dai colori, chiamiamoli colori o comunque schieramenti, ma insomma, due squadre di calcio alla fine della partita si stringono la mano. Se ti va, l'invito è esteso per la prossima diretta, per la prossima puntata di Buona Vita, va bene? Io vi ringrazio per l'invito e quello che ci tengo a precisare sia da parte mia sia da parte di mia moglie che sta curando il giornale, l'altro giornale, che non ci sono schieramenti, quello che si fa solo per Panni e sperando di portare tutto quello che si può a Panni. Un applauso e io dico proprio lieto fine, perché è bella questa telefonata e questa affermazione. Grazie Antonio. Grazie a voi e saluto tutti. Grazie. Allora, io direi che conclusione migliore di questa non poteva esserci, onestamente. Allora, io ripasso la parola a Fabiana. Che dopodiché è stata... salutiamo velocemente... Yamamagna. Fabiana, ascolta, queste esperienze nel castello, come la riesci a digerire? Perché tu sei una persona che molto spesso soffoca le proprie... Ti vedo spesso nervosa, vorresti dire, vorresti parlare, vorresti dire la tua in tutto e per tutto. Ecco, spiegaci. Allora, io l'esperienza al castello la vedo innanzitutto come voler continuare a ricordare Pietro per quel poco che comunque io sono stata vicino a lui durante il suo periodo brutto, però io Pietro a me ha dato tanto e lo faccio per lui, per il suo ricordo, e lo faccio anche perché ho voglia di parlare ai giovani di temi di attualità, quindi dare anche di far capire anche il mio pensiero su varie tematiche dell'attualità, su quello io ci tengo tanto. Infatti io nell'ultimo numero, se non sbaglio, sì, te l'hai sempre preso un po' con la Fornero, però niente di che. Un po' con la Fornero, sì. Però insomma era giusto almeno dal mio punto di vista, no, perché comunque il lavoro nobilita l'uomo e quindi anche i giovani devono avere il loro spazio all'interno del mondo lavorativo. Bisogna avere un sistema più meritocratico, secondo me, tutto qui, e secondo me le cose possono andare sempre meglio. Il castello io ci tengo particolarmente, è un giornale che è stato sempre che ho sempre visto dall'infanzia a casa mia, quindi per me scrivere sul castello è un obiettivo, è un traguardo per me molto bello, tutto qui. Ok, Fabiana, io puoi star tranquillamente comoda. Tina, vieni un attimo qua, perché Tina De Michele qua. No, vieni qua. Vieni tra di noi, perché... Aspetta, prima di dire qualcosa, avvicinati, se no non ti sento. Allora, Tina. Ragazzi, ma siete
Siete una tale siete... È giusto là ti vai a sedere, oh. Sì, abbiamo detto di no. Siete una tale straordinaria. Ci siete... sono le discussioni in corso. Siete una tale straordinaria risorsa che io per la prima volta in vita mia sto gustando uno spettacolo dall'altra parte. Dopo aver occupato per 40 anni i miei tavoli e le mie scrivanie, e quasi sto provando una grande gioia, una grande soddisfazione. E la prima impressione è quella che conta. Voi siete, secondo me, uno tsunami, come quello di Grillo, come avevamo già puntato da prima e continuiamo ancora a puntare. E c'è stata una sola cosa stasera che mi ha fatto riflettere un attimino. Io qua dentro ho due allievi praticamente che si sono allora preparati da me al concorso, Ivana e Rainone, quindi sanno, il mio campo di lavoro è stata sempre la scuola e lì continuo a seminare ancora oggi, ecco. E, ho riflettuto, Renato, sull'ultima frase che hai detto, che poi è la sintesi di tutto il tuo discorso. Speriamo che la cultura, con la cultura non si formi un altro giornale. Diciamo che la sintesi c'è molta sintonia con Renato, in poche parole ha già detto tutto, niente, un'altra divisione sarebbe insopportabile. E siccome in questa Italia e diciamo spesso in molti contesti si ha sempre l'abitudine a categorizzare, no? Come la politica e i politicanti sono diventati una categoria, quando nella polis greca erano semplicemente a servizio. Quindi la persona che sta a servizio non è un politico, ma è semplicemente, ecco, Renato voleva significare appunto questo, speriamo che non se ne formi una terza, in altre parole voleva significare che sempre la solita cosa, speriamo che alcune persone che si pseudo acculturate o comunque di cultura non vogliono ulteriormente dividere, ma unire di più, visto che già io dall'inizio ho sempre detto speriamo che questi due giornali, ed è l'augurio che continuo a farmi, riescano comunque a mettersi insieme, perché Panni purtroppo, come tanti paesi del Subappennino, ma come tutti i paesi, le cose vere non ce le diciamo mai, ma forse va detta questa cosa, ci sono troppe divisioni e poche unioni, quindi la terza categoria o la terza sarebbe così deleteria per quel paese, per cui francamente non ce lo auguriamo proprio. Qui non c'è differenza fra persone di cultura, persone che non lo sono, siamo un gruppo tutti insieme e un paese è un grande gruppo, e purtroppo con troppe divisioni. Questa è una cosa che fa molto male. Un'ultima cosa, se posso permettermi, non per pubblicizzare i miei prodotti, ma anche per conto mio, è in prossima uscita verso luglio un altro libro, perché ormai sono alla terza pubblicazione, e quindi volevo semplicemente dire, stiamo stendendo un progetto su come superare la solitudine dell'anziano, perché la provincia mi ha dato un corso e ho trasformato il gruppo di lavoro in un gruppo di ricerca, e stiamo facendo questa ricerca analizzando sul fronte, abbiamo preso il nord, il centro e il sud, e stiamo comparando i livelli di che cosa si fa al nord, che cosa facciamo al centro e che cosa facciamo al sud sul fronte dell'età non più giovane. E sta venendo fuori davvero un lavoro interessantissimo, e secondo me è che darà un input anche all'Università della Terza Età della provincia di Foggia. Io ho detto questo, non volevo, non so se io con voi, con questo gruppo mi trovo troppo bene, solo che molte volte faccio un po' la nonna, un po', e non riesco a seguire. L'altra volta non sono potuta essere con voi a vedere il teatro, però... Hai recuperato benissimo stasera, rimani qui con noi perché a Tonino Moriello rivolgiamo due domande che in chat sono arrivate. La prima è più che altro un'affermazione fatta da Michele Melino, che dice: posso confermare che il consigliere Mauriello ha accompagnato il candidato del SEL, Arcangelo Sant'Incandro, nelle case dei Pannesi. Ma quale coerenza?
Tonino, tu hai il microfono, hai il diritto di, di rispondere. No, è perché Michele Melino vuole darti questa tua, questa sua opinione. Io non posso nascondere che ho un'amicizia con l'avvocato Sardegnano, consigliere regionale. Allora, quando lui è venuto a Panni, non l'ho accompagnato nelle case, l'ho portato in una casa che è di sinistra da tanti anni, ex comunista Leonardo Rainone, ex ferroviere e capostazione, che lui mi ha semplicemente detto, dice, ma noi votiamo sempre a sinistra, ma vorrei conoscere personalmente un candidato di sinistra, al che è venuto l'avvocato Sardegnano e si è recato proprio a casa di Leonardo Rainone, dove hanno discusso per quanto riguarda le future elezioni. Io con Tonino, su Tonino Mauriello, non vorrei diventasse Tonino Mauriello adesso il centro delle attenzioni, perché su ognuno può dire la propria, quindi lasciamo cadere tutte le polemiche e pensiamo. Poi c'è un'altra cosa però, e ti hanno chiesto più volte di scrivere sull'altro giornale. Sì, ma è stata una mia scelta che non ho voluto scrivere, mica io ho ingolpato qualcuno, per l'amor di Dio. Ok, va bene. Però non potevo scrivere io stesso sulla Zambogna sull'altro giornale. Ok, penso che abbia fatto una scelta di redazione più che altro, certo. Non perché... certo. Va bene, allora io credo che siamo arrivati ormai... Sì. Voglio dare un consiglio a tutte le persone che sono a Panni. Io vorrei solamente dire di non stare a guardare sempre l'altro cosa fa, ma imparare anche a guardare cosa facciamo noi per il paese, non stare sempre a criticare l'altro, solo questo. O magari venire anche qui a parlare. Dobbiamo ricordare che a breve faremo anche una trasmissione prettamente politica con una parte e l'altra, con un dibattito aperto ai due schieramenti, 3, 4, quanti ce ne sono, moderati, e ognuno moderato, ognuno può dire la propria, replicare e ricevere la replica, quindi una cosa democratica che non ha motivo di esistere adesso in questa trasmissione che si chiama Buona Vita ed è un talk show dove presentiamo il giornale e parliamo di un po' di problematiche che esulino però la politica. A quella dedichiamo lo spazio che merita, non possiamo liquidare il discorso politico in due minuti. Informando le parti a presenziare poi al dibattito. Però è giusto dunque rispondere, erano arrivate insomma due richieste di chiarimento e le abbiamo tranquillamente, a cui abbiamo risposto. Allora, siamo arrivati praticamente stanchi, credo, alla fine, affamati, assetati, e Michele, volevi dire qualcosa? Prima di chiudere vorrei dire due cose. È stata fatta una scelta abbastanza positiva, quello di accettare anche qualcosa nei confronti di chi questa sera è stato ospite in questo talk show. Però io mi aspettavo che alla proposta di Tonino Mauriello di creare un evento culturale, ragazzi, l'evento culturale e economia ha dato una cifra di 1000 persone, 2000 persone sono molto, ma molto di più, 2000 persone a Panni. Fate un calcolo spicciolo, così alla casalinga maniera. Una caramella nel bar la devono comprare. Quanti euro sono? Quindi io mi aspettavo, non il fatto che San Nicandro conosce Tonino Mauriello. Io non conosco Tonino Mauriello, ma ascoltando, leggendo quella mail, ho pensato che forse Tonino Mauriello era socialista. O mi sbaglio? Era. Da come mi sono comportato nella mia... Ma al di là di questo, non è il fatto che Tonino Mauriello conosce l'avvocato Zanni. Allora, io, dipendente del consorzio di bonifica, come sindacato, abbiamo l'avvocato Zanni Canto, che sono del SEL. È la stupidità paesana che molto spesso cade in questo. E allora, io direi a Luca di sposare l'iniziativa di Tonino Mauriello, quindi farla partire dal giornale. La seconda cosa, sapete qual è? Io l'ho proposto nel primo incontro di redazione che abbiamo fatto. Dobbiamo fare un evento nel mese di agosto per parlare di informazione locale.
e far capire anche agli altri amici di Panni che fanno il giornale che l'unione fa la forza. Concludo con un particolare vissuto con Pietro. Io quando parlo con Pietro molto spesso evito di chiamarlo per nome perché sono molto facile alla lacrimuccia. Sapete come immaginavamo il giornale in tipografia? L'ho raccontato a Luca. Facevamo il giornale contemporaneamente. Una volta venne anche il professor De Luca. Ci sfottavamo a chi riusciva a fare l'immaginazione veloce. Ma noi lo facciamo con lo spirito dell'amicizia. Eppure erano due giornali di due paesi diversi. Facevamo gli interscambi. Questo significa vivere la realtà nell'informazione. Significa capire l'importanza. Noi siamo dei mezzi che diamo la nostra professionalità alla gente. Non è che lo facciamo per spirito personale. Magari noi ci esponiamo in prima persona. L'entusiasmo che ho visto nelle ragazze oggi è encomiabile. Continuate, perché fare il giornalista è un'esperienza bellissima. Io l'ho fatto attivamente dal 74 al 2001, adesso lo faccio part time. Io mi sono venduto all'azienda di mio padre per fare il giornalista e ho avuto un'esperienza positiva. Forse non mi sono arricchito, ma credetemi, c'ho una voglia di continuare a 63 anni di fare il giornalista. Devono pure sostituire i vecchi che stanno nelle televisioni locali, sì, che non ce la facciamo più. Ma poi oltretutto è al servizio della gente. Alcune trasmissioni sono senza contraddittorio, ma basta. Sentite, io non voglio essere polemica perché poi divento brutto, ma vi rendete, cioè, vi rendete conto l'informazione locale di Foggia quella che è? Veniamo ignorati a livello nazionale sulle problematiche di Foggia. Perché? Perché molto spesso alcuni giornalisti capiscono l'importanza di essere giornalisti e prendono le mazzette. Da noi, nella nostra realtà, sapete quante Emilio Fede ci sono? E non voglio fare i nomi perché diventa... Però, nello spirito che ha realizzato per 16 anni il castello Pietro di Michele, va continuato, perché l'ha fatto esponendo la propria faccia, la propria economia, e rubando spazio alla propria famiglia, vero signora? E possiamo mettere anche su Facebook delle bellezze di Panni. Non so, l'ultima, mi pare che avete qualcuno proprio di Panni. Ha sponsorizzato la Belen quando con tutte... C'è quella signora che è una meraviglia di viso che non ha proprio... Cioè, Lucia, voglio dire... Lucia. E io ho detto, ma scusa, ma che cos'è questa schifezza? Ce ne abbiamo tante... Non so se l'avete letto. Ci sono le pannesi. Solo che la differenza è che a noi sono belle e brave, non sono solo belle, ma hanno anche un cervello. Il tuo Kittenmurt mi fa proprio un lavoro. È una cosa, guarda, che pelle. Quando lo vedo, è la sua pelle. E quelle di Luca sono quelle che mi fanno proprio, mentre sta dicendo una cosa, alla fine conclude con tutta un'altra cosa. Ne mo vado a votare, no, forse scendo giù il cane. No, cioè, ragazzi, fatemi divertire, perché guarda, a me mi fate ridere un sacco, veramente proprio. E grazie. Poi trovo, veramente, io sono una sessantenne, per cui trovo che voi, io già intravedo quello che può accadere, la vostra cosa diventerà una grande cosa, veramente, proprio ve lo auguro di tutte le voglio fare, perché siete mia moglie, bravissimi, se no... si deve rassegnare, ma è così, sono bravi, non lo son bravi. Mia moglie, che già mi ha... sono bravi, sono bravi. Stasera chi lo porto? Dobbiamo chiudere, sennò il cane rimane in su. Allora, a me io urge, me ne vado, me ne no, vado. Puoi anche rimanere, me ne vado. Urge salutare tutta la redazione e per non dimenticare nessuno, preferisco leggere tutti i membri della redazione, cioè, vabbè, Antonio Mauriello, che l'abbiamo anche sentito parlare e tirar giù qualche idea buona per quest'anno per i suoi eventi culturali, Raffaele Renone, l'insegnante, che ha provveduto a collaborare attivamente al concorso, e Gigi De Michele, quello c'è e ce lo dobbiamo tenere, Alba Carnevale, no? Maria Talesco, dobbiamo salutare Rocco Gesualdi, che purtroppo è al lavoro su a Parma. Aspetta, purtroppo da un certo punto di vista, per fortuna è al lavoro, perché lui gli piacerebbe più ballare, che... okay. Fabiana ce l'abbiamo qui sul palco, Valentina Di Biceglia, che anche lei è fuori, Assuntina. Poi abbiamo il professor Leonardo De Luca, che purtroppo non può essere qui con noi. E poi un ringraziamento prima di chiudere, io lo farei a Carisio Del Monte, perché lui è... Venite fuori.
Venite fuori, fatevi guardare in faccia un attimino. Venite, venite. E poi ho un amico, Gianni Parisi, che senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile. E io inviterei tutti, venite tutti a venire sul palco, questa parte. Tutti. Venite tutti, tutti perché sta. Voglio chiudere con tutte le vostre facce. Forza, forza. Abbiamo da Panni Maria Rita e Concetta Roca. Salutiamo Tony Spada. Forza, la signora forza, Anna. Forza. Anna, vieni. Sebastiano, lo vogliamo qui. Vieni. Santo Marco 2. La sorella Santo Marco. Santo Marco 2, il gruppo Visionis che ci ha offerto questa Tina. Questa Come on. No, vieni qua. Vieni Tina, please. Tina. Tina. Gruppo Visionis, Dino Scopece, Giuseppe Russo, Samantha Morena. Morea, Antonio Danese, Rosario Donofrio, Antonio Basanisi. Tina, vieni da questa parte. Oh, siamo sempre Gianni, di più, ogni Ciccio, giorno mia sorella Ivana che non sappiamo dov'è, eccola qui. Allora, noi chiudiamo come sempre con la famosa frase. Aspetta, chiamiamo pure gli operatori, i due Micheli che sono lì. Michele Mangiani e Michele. Gianni, venite qua, vi prego. Pure Gianni Scisciolo. Dovete farvi vedere, perché voi preparerete il prodotto confezionato. Vieni qua. Okay. Io ho paura dello slogan di Gigino, pensavo che lo saltassimo. È sempre lo stesso. Chi deve andare al bagno lo facesse prima di sentire questo slogan. Tutti per Panni, il castello per tutti. Ok. Vale. E come diceva Pietro, buona vita a tutti.